Quindi dicevo, partiamo con una parte un po' così di case studies, ci riflettiamo un po' sopra insieme e poi dopo facciamo un'altra parte un po' più sul network, un po' di ragionamenti attorno al discorso di network marketing e poi chiudiamo con un'altra attività tipo quella di stamattina, tipo un po' più laboratoriale, un po' più diciamo di ragionamenti vostri. Quindi, coraggio, io direi riprendiamo, c'è un po', vedo di gente ancora in giro, arriveranno, però noi, come voi intimavate stamattina, partiamo in te germi. Vabbè. Allora, partiamo anche per rendere la cosa meno insopportabile con un po' di citazioni, possono essere utili a darci un po' di idee, sono cose che noi diciamo, mettiamo in giro, sono citazioni prese anche da gente tipo in questo caso Francesca Masi con la quale abbiamo lavorato, con cui si è capitato di fare della formazione, che si occupano, sono operatori culturali di tutti i livelli, insomma. Questo è molto interessante, parlavamo stamattina e serve a introdurre anche il pomeriggio dal punto di vista delle relazioni rispetto al territorio. Lei diceva, tra l'altro l'8 febbraio abbiamo fatto un evento su questo argomento, sulla Digital Strategy per i musei, con il MoMA. A Bologna c'erano anche una serie di rappresentanti di altri musei della regione. E lei diceva, mentre mi sono accorta, ragionando su questi temi del marketing culturale, che mentre mi preoccupavo del perché la città non partecipasse alla vita culturale del museo, ho capito che il museo non partecipava alla vita culturale della città. Quindi, questo per esempio è un bel ragionamento, no? Cioè, di solito l'operatore culturale si lamenta perché gli altri non lo considerano, quando invece gli altri, quindi tendenzialmente il territorio, no? La città, i consumi culturali continuano per conto loro, vanno avanti, nessuno smette di consumare cultura perché tu non la fai più. E quindi chi è operatore culturale si deve preoccupare a sua volta di inserirsi in un discorso che esiste già, un discorso di consumo culturale che esiste già. Citiamo anche Mariella, soprintendente di Parma, che quando abbiamo cominciato a lavorare con loro ci disse: noi abbiamo questa idea degli operatori culturali che fanno i funzionari che se ne stanno negli uffici e dietro le scrivanie. Noi dobbiamo uscire dalle scrivanie, uscire dai musei, uscire dalle istituzioni e andare là fuori. Quindi di nuovo. Sì. Sì, quella viva, no? Cioè la cultura non è definita da un'etichetta di istituzione culturale. La cultura è una cosa viva, se tu non ti inserisci nel dialogo, non la metti in discussione, non ti ci approcci, non comunichi cultura. La cultura se ne va per conto suo e tu fai quello che invece fa cultura, ma nessuno se lo fila. Ecco. Quindi, insomma, anche questo è interessante, no? Questo è ancora ugualmente interessante. Jim, che è uno degli ideatori di Museum Next, di Sumo Design, dice: un museo non è più un luogo dove si va, un museo è qualcosa che si fa. Vedete il cambio di prospettiva? Qual è il cambio di prospettiva? Lo stesso, guardate che, no, le cose poi tornano, lo stesso di cui parlavamo stamattina dagli anni 50, al XXI secolo, per quel che riguarda le strategie di marketing. Dal pensare al museo come luogo, come istituzione, qualcosa un po' autoreferenziale, vuota, fredda, anche se vuoi, a pensarlo come un'attività delle persone. Andare al museo, il museo è qualcosa che si fa. Vado al museo, ho un'esperienza di tipo di fruizione culturale. Questo diventa ancora più vero quando si parla di ecomusei, musei diffusi, città, territorio. Sono territori come, non so, la Val d'Orcia o altri territori qui che sono musei, sono museificati in un certo senso, no? Sono diventati musei di se stessi. Quindi non necessariamente si parla di luogo, ma di qualcosa che si fa e quindi le persone e non l'oggetto fisico diventano il soggetto di questa.
affermazione. Infine, un po' più bacchettati, di questa trovate anche il video sul nostro canale Vimeo, e Merete che dice: se noi operatori culturali non troviamo il modo di renderci rilevanti, le persone non pagheranno più per noi ed avranno ragione. Molto autocritica, no? Cioè, stiamo parlando di un operatore culturale, non è che è Tremonti questo. Ok? Persona che si occupa di gestione culturale della Galleria Nazionale Danimarca, insomma, posto anche istituzionale, quindi insomma non è che... Molto autocritica. Noi veniamo in quanto operatori culturali nella maggior parte dei casi finanziati tramite soldi pubblici, dai comuni, dagli enti pubblici, poco magari alle volte, ma comunque tramite soldi pubblici. Quindi vuol dire che tutti i cittadini stanno pagando per noi. E o noi troviamo il modo di renderci rilevanti a tutti i cittadini tramite tutti, diciamo, gli artifici di target, segmentazione, accidenti vari che dicevamo questa mattina, o altrimenti loro non pagheranno una seconda volta, perché quando loro vengono al museo o partecipano a tale evento culturale stanno pagando una seconda volta, no? Perché hanno già pagato altrimenti le tasse, quelli più corretti, diciamo, quegli altri no. E lei dice: avranno ragione, perché noi avremo fallito il nostro ruolo. Quindi, insomma, un approccio un po' rigoroso, cioè, danese, quindi se lo si aspetta anche, per carità, però, diciamo, delle citazioni che ci mettono, ci danno un po' degli spunti, ecco, non è che dobbiamo fare autocritica e necessariamente autolapidarci, però in alcune parti del mondo questo, si pensa questo. C'è de... Aspetta, tanto usa te che sei più. Questo rende orizzontale poi il modo di lavorare, perché sì, l'istituzione non è al di sopra, ma è allo stesso livello, se non al di sotto, perché in questo caso il museo si è messo al di sotto delle persone, cioè loro sono più importanti di me. Cos'è che si sente qui? Questo è proprio un cambio di visione rispetto alle istituzioni classiche, magari anche italiane, no? È proprio un punto di vista, sì, sì, inverso. Cioè io sono loro un i servizio, miei giudici. No? Un servizio perfetto. Cosa si sente qui? Responsabilità. Cioè, senso di responsabilità. È colpa mia se non vengono. Sì. Non è che sono ignoranti perché non capiscono, certo, la cultura. Magari anche sono ignoranti, certo, ma sono io che mi occupo di cultura, che devo fare in modo che dovere, non siano ignoranti. Sì. Cioè, no? È difficile, certo, ci sono... Allora, c'è il sistema formativo, no? È un discorso complesso. Cioè, non voglio dire che sia... tagliamo, no, con l'ascia ed è così, no, non è così, è difficile. Vuol dire avere capacità di fare autocritica, di mettersi in gioco, di valutare sempre il proprio operato, senza, certo, cioè, evidenzia... Sto usando gli strumenti, sì sì, evidenzia una profondità, consapevolezza, sì. No, no, bene, quindi insomma prendetelo per quello che è, c'è, cioè, una citazione di qualcun altro, no, che però la pensa così, quindi insomma anche noi magari non siamo sicuri al 100% di essere d'accordo, ma cominciamo a ragionare in questo senso, no? Cioè, può essere che io possa fare qualcosa di più rispetto a quello che, cioè, il mio territorio mi dà certi strumenti, forse sono meno di quelli che hanno in Danimarca, sicuramente, ma io sto capitalizzando al 100% sugli strumenti che mi vengono dati, anche se sono di meno? Cioè, cerchiamo di fare un ragionamento di questo tipo, è chiaro che tutte le cose vanno messe al loro posto. Allora, partiamo con un po' di casi di studio per cercare di evitare l'abbiocco totale post-prandiale. Allora, facciamo un giro di tavolo. Secondo voi cos'è un museo? Dai. Guarda lui che ha chiesto il microfono prima di dire qualunque cosa. Si vede che è entrato nel ruolo. No, no, bravo. Meccanismo. Grande. Dunque, il museo è... cosa innovativa, prima visto fino a pochi anni fa visto come un contenitore, adesso sbagliatissimo, nulla di più sbagliato, una comunicazione, un luogo di comunicazione, di trasmissione di un valore, uno o più valori culturali ritenuti a seconda evidentemente dei casi. Del tipo di museo, eccetera. Quindi contenitore comunicazione. Strumento di comunicazione della cultura. Da contenitore a strumento di comunicazione della cultura, di un valore culturale. Che... Un valore, eccetera. Ok. Incontro. Un incontro. Un punto di incontro e quindi di condivisione. Condivisione. Sì.
Ok. Una funzione educativa anche sostanzialmente. Certo. Uno strumento di educazione, di didattica, di diciamo crescita della conoscenza educativa. Un mezzo di diffusione, quella che è conoscenza, cultura, sapere. Ok. Luogo di esperienza, esperienza. Un luogo di esperienza. Sotto diversi punti di vista, a seconda di quello in cui il museo magari è specializzato, quelle che sono le specializzazioni, certo. Possono essere storiche, artistiche. Certo. Però fondamentalmente si conoscere attraverso qualcosa che io posso fare lì, come esperienza. Quindi divisione anche di qualcosa che viene, in un certo senso, siete degli archeologi qua, dove sono gli archeologi? Di conservazione anche, no? Anche una cartina tornasole del passato e del presente, del confronto tra... Sì, una specie di linea temporale, sì, esatto. No, in cui si riesce uno a... Uno specchio o uno schermo. Sì, uno stargate. Di collegamento tra quello che c'era, quello che è, quello che magari ci sarà. Dipende. Ok. Là ci sono dei movimenti o era aggiustarsi i capelli? No, era a mano alzata. Mano alzata. Tu volevi... No, è anche comunque oltre, perché tutti prima hanno detto funzione educativa, ha a che fare anche con una funzione ricreativa, che qualcuno se lo dimentica, ha a che fare con il tempo libero delle persone. Se non si parte divertimento da questo, non si può arrivare alle persone che lavorano nelle ore in cui i musei stanno aperti. La definizione internazionale ICOM dice che ha funzione ricreativa, socializzante, educativa. Cos'è che dice? Chi se la ricorda? Scopi di diletto. Del pubblico diletto. Il pubblico diletto. Una messa in scena. Una messa in corso. Scena. Eh sì, c'è cioè una rappresentazione, sì. Nel senso non è non, messa in scena di un percorso. Un contenitore attivo di identità. Questo è la migliore dei mondi possibili. Però, bellissimo. Cioè, nel senso, un contenitore attivo di identità. E di anche creatività, perché comunque manca a volte. E di creatività, ok. Un luogo intanto lei, adesso, siccome noi siamo qua che facciamo dei voli pindarici, è un luogo anche, no? Cioè, adesso al di là di cosa dica Jim Richardson, è anche un luogo il museo, no? Cioè, dove si va fisicamente in molti, molti casi, no? Adesso non è che dobbiamo fare il giro di tutti, eh? Qualcuno ha qualche altra, lei qua sbandiera. Dovrebbe essere anche un luogo di ispirazione. Un luogo di ispirazione. Dove anche la creatività di chi fruisce, si libera, arrivano idee. Si nasce così, no? Nasce come le gallerie erano private, e uno si raccoglieva le sue cose per tenersele, guardarsele, passeggiarci in mezzo, e dalle Wunderkammer, no? E quant'altro, quindi assolutamente, sì. Allora, noi, come al solito, diamo una nostra definizione. Siamo una definizione perlomeno di ingredienti che ci serve per partire a lavorare. Ovviamente ci sono infinite sfaccettature, quelle che prendiamo noi sono collezioni, comunità e pubblici. Per noi un museo è composto essenzialmente da questi tre elementi. Cerchiamo di vedere un po' che cosa intendiamo. Una collezione è ciò che il museo custodisce. Il museo è custode. No? Conserva anche, da cui anche l'idea che deve proteggere, e di conseguenza l'idea che qualcosa che deve proteggere deve essere una cassaforte dove nessuno entra neanche per sbaglio, no? Quindi si rischia, perché quel compito c'è, della conservazione, della custodia, no? Però è chiaro che custodire qualcosa ha un lato anche, no? di protettivo, di nascondere qualcosa, quindi... Cosa? Sì, c'è un po' assolutamente... effetto Signore degli Anelli, no? Sì, cioè, stavi pensando a quella cosa lì. Sì, stavo pensando a quello. Quindi c'è un po' questo lato che è positivo da un lato, negativo dall'altro, no? È giusto, cioè ogni cosa ha i due aspetti. È comunque una storia da raccontare, no? Si diceva una messa in scena, una rappresentazione, quindi si parla anche di storytelling, di cui avete anche già parlato. Dipende anche dal valore del contesto, no? Cioè,
museo può prendere qualcosa e inserirlo in, totalmente fuori dal contesto. Ci sono musei di arte contemporanea in luoghi dove l'arte contemporanea non c'entra niente, e in musei di arte antica invece perfettamente inseriti nel contesto che li ospita. Ci sono musei che sono il contesto stesso, e quindi c'è una grande dialogica. Altri valori che poi regolano, no, questo rapporto del museo con quello che sta intorno al museo sono anche tutti i discorsi di accessibilità che accennavamo stamattina. Quindi ci sono i discorsi, diciamo, di accessibilità logistica, psicologica, no? Tutto quello di cui già accennavamo stamattina. Se invece saltiamo alle comunità, vediamo che il museo comunque si rivolge, entra, diciamo, in contatto con quelle che noi definiamo manifestazioni dell'organizzazione spontanea del territorio per temi. Le comunità, non nel senso, diciamo, più standard, quindi di magari, non so, etniche, ma già questa è una tipologia di organizzazione spontanea per temi, per esempio la provenienza geografica o territoriale. La comunità dei musicisti è un altro tipo di, la comunità degli architetti e via dicendo, sono esempi di organizzazione spontanea del territorio per temi. Quello che si diceva prima, il territorio si organizza spontaneamente, senza che uno gli vada lì a dire: ok, voi che siete tutti, che avete questa, andate di là, voi andate, no, da solo si organizza, e questa organizzazione va percepita, affrontata e in qualche maniera fatta interagire col tipo di istituzione culturale, in questo caso appunto stiamo parlando di musei, con il museo in maniera creativa, ma soprattutto dialogica. Come? Per esempio cominciando a mappare il proprio territorio. Voi siete per esempio sicuri di conoscere il potenziale del territorio in cui lavorate? Sapete che associazioni culturali esistono? O avete un vostro progetto che vi piace tantissimo e non sapete se quello di fianco ne ha uno uguale che magari sta pensando e facendo altrettanto? No? Cioè, sicuramente, parlavamo prima, accennavamo di cultural planning, e domani anche siamo a parlare di queste cose qui, la mappatura delle risorse culturali di un determinato territorio è un prerequisito fondamentale di qualunque azione di marketing, soprattutto andando verso, vedete che ci stiamo muovendo piano piano verso quella direzione lì, un discorso di marketing di rete, no? Se io non so cosa fa il mio vicino di casa, penserò sempre che la mia idea è geniale, ma allo stesso tempo al comune ci saranno 15 persone con 15 idee geniali uguali che lo stanno proponendo, no? Per esempio, quindi questo genera una dispersione forte di risorse, anche lavorative. I pubblici, molto semplicemente, soggetti che entrano in contatto con le collezioni, che sono, diciamo, la prima delle tre variabili da cui siamo partiti. In questo senso, anche, bisogna stare attenti quando si comincia a parlare di, stamattina diciamo, studi dei pubblici, ma che cos'è un pubblico? No? Cioè, la stessa definizione di pubblico, parto con lo studio dei pubblici, il pubblico è quello che entra nel mio museo. Continuiamo, no, la storia del museo. Ma non è mica detto. Il pubblico è completamente cambiato e rivoluzionato. I consumi culturali sono in netto aumento generale, ma cambiano totalmente le modalità di fruizione. Per cui non è detto che il mio pubblico sia mai entrato nel mio museo. Magari ha visto tutti i miei quadri e li sa a memoria, ma magari non è mai entrato nel mio museo. Non conosce bene le attività che faccio, o magari le conosce a memoria e non mi ha mai visto. La stessa identica cosa, provate a pensarci, qui ho fatto altri esempi anche da altri settori, vale per la musica. Non si comprano più dischi, ma si ascolta molta, molta più musica che in passato. Idem per i film, questo credo che sia da utenti dominio di tutti, no? Cioè, si va molto meno al cinema di una volta, ma si guardano molti più film. Sono cambiate le modalità di fruizione e di consumo culturale. Quindi noi questo lo dobbiamo capire. La stessa identica cosa vale per il turismo. E quindi anche il turismo culturale, con tutto quel che ne viene, no? Si viaggia molto di più, ma per molto meno tempo. Su questo Ryanair ha costruito un impero commerciale praticamente, no? I cosiddetti city break, no? I break che uno si prende, va a vedere una città e torna.
una volta, cioè uno già che prendeva un aereo stava via un mesetto, perché poi dopo, no, cioè, pensate quanto è cambiato quel tipo di consumo culturale dei territori, proprio stiamo parlando, e quanto la competizione quindi di attenzione dei territori è aumentata. Questo è sempre una di quelle altre cose di cui parliamo in altre situazioni che non riguarda necessariamente questo. Quindi prendiamo un attimo questi tre ingredienti che abbiamo visto e cerchiamo di capire come interagiscono tra di loro dal punto di vista della promozione e dell'organizzazione della promozione. Per esempio, come interagisce il pubblico col contenuto in caso di azioni di marketing? Noi facciamo un esempio, non so, di tre assi diversi sui quali questa interazione può essere giocata. L'interazione tra i contenuti e i pubblici può essere ospitata, per esempio, no? All'interno di un museo. Oppure si possono ospitare, quindi per esempio, si possono ospitare contenuti prodotti direttamente dai pubblici all'interno delle proprie manifestazioni culturali. Parliamo di musei, ma voglio dire, non so se voi avete seguito il 1° maggio quest'anno, credo che sia abbastanza... molti, i gruppi iniziali sono stati scelti tramite un contest realizzato sui social network, eccetera. Questo significa ospitare all'interno di una manifestazione di rilievo abbastanza nazionale dei gruppi scelti dai pubblici, che magari non ci sono neanche andati. No? Quindi il discorso di prima della labilità del pubblico. E quindi serve anche a sviluppare un senso di appartenenza anche con accezioni ovviamente economiche. Nel senso che se io mi sento parte perché ho partecipato o all'organizzazione di un determinato tipo di contenuti, perché mi è stata data questa possibilità scegliendo per esempio tra diverse opere quale mi piaceva di più, e questa magari scelta è stata rappresentata in qualche maniera all'interno della manifestazione o del museo, per esempio, o addirittura potendo proporre la mia opera per essere ospitata, o improvvisamente, dicevamo oggi, no, col discorso del contest proposto da voi, sviluppo un senso di appartenenza che poi nel momento in cui devo sostenere economicamente o col mio risorsa, diciamo, di essere umano che può lavorare, contribuire con le mie competenze di professionista, perché voglio dire la rete di persone che possono entrare in un museo varia da qualsiasi tipo di professionista che può dare il suo contributo, improvvisamente è rilevante per me se quel posto chiude o no. Diventa, io ne capisco il valore, lo so, me ne sento parte. E quindi, per esempio, se ho generato questo senso di appartenenza, sono stato bravo a lavorare in questo senso, posso anche aspettarmi che a un certo punto le persone siano in grado di contribuire direttamente o con operazioni di crowdsourcing o con operazioni di crowdfunding, anche come è successo recentemente a Torino con Palazzo Madama, sostenendo l'acquisto di pezzi della collezione piuttosto che il finanziamento, come succede per alcuni festival in giro per il mondo, che altrimenti non si farebbero, con una sorta di azionariato popolare, se si vuol dire, no? Però in realtà altro non è che la volontà diffusa di sostegno di una determinata realtà culturale. Quanti di voi sanno che cos'è il crowdsourcing? Ne hanno mai sentito parlare? Alzata di mano? Ok. Allora, quindi, brevemente, di fatto è un processo di esternalizzazione, no? Cioè, in inglese esternalizzare un servizio, che vuol dire che non lo faccio io ma lo fa qualcun altro, si dice outsourcing. Si parla di crowdsourcing quando io questo servizio lo esternalizzo verso ignoti, fondamentalmente, no? Cioè, per esempio, devo catalogare delle fotografie e invece che catalogarmele io una per una, le metto sul web e la gente mi scrive secondo loro che cos'è quella cosa lì. O devo taggare delle, o non so, devo diffondere un evento e invece che diffonderlo io chiedo alle persone della mia community di diffonderlo a loro volta. No? Mille esempi esistono di questa cosa qui. Appunto, per esempio, promozione, catalogazione, è stato usato in diverse maniere, l'organizzazione di eventi, no? Il fundraising anche può essere utilizzato. In quel caso si parla di crowdfunding. Quindi il crowdfunding in un certo senso è quasi una forma di esternalizzazione del sostegno, qualcosa di più anche.
molto interessante, no? Finché c'erano soldi pubblici o sponsor di qualche tipo, eccetera, mai si è parlato di tutto ciò. In questo caso la crisi, e quindi i tagli e tutto quello che ne è venuto, ha portato fuori una serie di iniziative interessanti da questo punto di vista. Ma è anche abbastanza normale. Nel momento in cui c'è una situazione di limite, ci si spinge a cercare nuove situazioni. E, il crowdfunding, quindi, di nuovo, chi di voi ne ha mai sentito parlare o ha visto esempi di questo tipo? Ok, gli altri riescono facilmente a intuire, si tratta praticamente di una contribuzione, di un contributo, diciamo, diffuso che la popolazione può dare a un museo. Io ho bisogno di tot mila euro per acquistare un nuovo pezzo della collezione o semplicemente per tenere aperto. Di solito funziona meglio con delle cose specifiche, perché le bollette non le vuole mai pagare nessuno. Quindi si crea una campagna di promozione che spinge tutti a donare anche solo un euro online, ma se siamo in un milione che doniamo un euro, abbiamo già risolto il problema. Anche perché oltre a tutti quelli che donano un euro, ci sarà quello che dona 10.000, quello che dona 15.000, quello che dona 50 e via dicendo. Quindi si va a costruire. Questo è un tipo di progetto, diciamo, di gestione del finanziamento che ha avuto molto successo in Europa. Ci sono casi molto interessanti. Primo fra tutti la British Library, che è stato uno tra i primi enti al mondo, nel mondo culturale, a fare uso di questo tipo di strumento di promozione, di finanziamento, con il programma Adopt a Book. È possibile in questa biblioteca adottare un libro. Quindi, per esempio, io sono affezionato al Libro della Giungla, perché me lo leggeva mia madre quando ero piccolo, lì hanno quello originale, e io lo posso adottare. Cioè, diventa, non è che me lo porto a casa, no, rimane lì, però il mio nome compare come sostenitore per il restauro di quel particolare libro, si crea una relazione di tipo comunicativo tra il libro e me, che mi viene rilasciato un documentino finto in cui si dice che io ho adottato il libro e che diciamo posso figuro tra i sostenitori di quella particolare storia, che io mi posso portare in giro, è controfirmato dal direttore, direttrice della British Library, e io sono molto contento, e allo stesso tempo il libro viene restaurato. Un gioco abbastanza semplice, no? Cioè, nel senso, gioca sulla emotività e sul senso di appartenenza rispetto a un determinato contenuto culturale per cercare di renderne più sostenibile l'esistenza. Infatti, in questo caso, l'hai già detto tu, è fondamentale però generare l'affezione. Assolutamente, ma in tutti questi casi. Cioè, siamo partiti da questo. La chiave poi è proprio quella, perché se non si genera l'affezione è impossibile avere un ritorno da parte dell'utente. Cioè, se arriva uno sconosciuto a chiedermi dei soldi, o arriva qualcuno che conosco benissimo e che, a cui voglio bene... E lì c'è il marketing culturale poi, alla fine. Esatto. Cioè, tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato questa mattina, gli approcci di cui abbiamo parlato questa mattina, quando si parlava di gestione, no, di rivolgersi a un target specifico, qui ne ritroviamo il significato. Se io mi sono rivolto a tutti, domanda. Se potete passargli il microfono, che così anche quelli che sono lontani sentono. Grazie. Funziona molto bene con i gruppi musicali questo. Sì. Adesso hanno aperto anche un sito italiano, Indiegogo. E sì. Proprio perché c'è una forte affezione della fanbase. Sì. Assolutamente. Sì, è questo tipo di meccanismo è applicabile in diversi settori, con i gruppi musicali che di per loro hanno un seguito con cui iniziano, la cosa funziona molto bene. E se le squadre di calcio, per esempio. Certo, sì, lì poi diciamo che non hanno bisogno di questo tipo di meccanismi, perché hanno una visibilità tale che diciamo l'impatto delle azioni di marketing standard è più che sufficiente senza dover andare sul crowdfunding. Però, voglio dire, si può contribuire a partire da 30 sterline, quindi non è che stiamo dicendo chissà cosa, uno si sente parte di un meccanismo e ne ha ragione, perché sta sostenendo quel meccanismo, sta sostenendo quell'istituzione culturale realmente, anche se con poco, e quindi con questa
concetto della spinta emotiva del dono, si riesce a rendere sostenibile questo tipo di operazioni. La National Gallery ha fatto la stessa cosa e ha acquisito un importante dipinto di Tiziano. Parliamo di centinaia di migliaia, sono milioni di euro raccolti in questa maniera. 50 milioni di sterline, ecco. No? Crowdfunding. Non c'è male. E l'Ashmolean Museum ha anche dipinto di Manet 7.8 milioni di euro. Crowdfunding. Se ci fate caso, National Gallery, comunque un sicuramente museo di alta visibilità. Ah, non lo so. Non mi ricordo. Assolutamente. E anche in questo caso qui, soggetti che sono stati in grado di sviluppare un grande senso di partecipazione. Però viene anche un dubbio, questi sono soggetti che nutrono di una grandissima visibilità. Quindi, per esempio, quanto è collegato la donazione, no, in una campagna di crowdfunding rispetto a quello che si spende per promuovere quella campagna? Anche in questo caso rendiamoci conto che far partire una campagna di crowdfunding, se io prima non ho lavorato a gestire la comunità in una certa maniera, non ho fatto crescere quel senso di appartenenza che serve a motivare, a dare, no, a creare un driver, a creare le motivazioni sufficienti per contribuire, entrare a far parte, non ho creato un'identità nella quale chi dona si vuole riconoscere, no? Tutto questo si perde, tutto questo non è detto che funzioni. In particolare anche sui casi, anche quelli più famosi del Louvre, così, c'è stata anche in Francia, per dire, una grossa critica nei confronti di questo tipo di movimenti. Perché, certo, ma il Louvre quanto avrà speso per promuovere questo tipo di campagna? Adesso, con l'azione fatta da Palazzo Madama qui in Italia recentemente, lo sappiamo, loro hanno pubblicato i dati. Parliamo di dati comunque contenuti. Su quei 60.000 euro forse un 5-10.000 sono stati investiti in quella maniera. C'è questo tipo. Palazzo Madama ha acquistato un servizio da tè d'azeglio che quindi aveva, diciamo, un forte valore simbolico per la città e l'ha fatto tramite appunto questa azione di crowdfunding. L'azione aveva un tempo di scadenza, perché se non fossero riusciti a raccogliere quel tipo di denaro nel tempo prestabilito, il possessore della collezione l'avrebbe data via in asta. Sì, sì. Vabbè, era sua, era un collezionista, credo, che aveva, o qualcosa del genere, che aveva in possesso, diciamo, questo servizio che per loro aveva invece un forte riconoscimento identitario, e loro, capitalizzando su un lavoro di community building fatto in maniera molto interessante nel corso degli anni, sono riusciti a coinvolgere l'intera città su questa tipologia di azione. Andiamo un po' avanti. Cosa succede facendo interagire la comunità con i contenuti? Come dicevamo prima, proviamo a estremizzare, cioè proviamo a vedere come il museo può partecipare alla vita culturale della città. La citazione con cui abbiamo iniziato di Jim Richardson: il museo non è quindi più un luogo dove andare, ma diventa un'azione. Come si può fare tutto questo? Tramite azioni che noi definiamo di contaminazione, per esempio. Cioè, il museo non è solo contenuto per quello che riguarda la collezione, ma è anche contenitore. Come fa un contenitore a essere, a ibridarsi con il resto della città e entrare nella vita culturale della città? Ospita. Può per esempio ospitare tipologie di manifestazioni, e questo lo dico, è interessante anche per chi di voi appunto non ha nessuna intenzione di lavorare o collaborare con dei musei, perché andare a chiedere, andare a interessarsi, andare a cercare di capire come i musei possono aprirsi alla vita culturale della città diventa qualcosa di molto interessante anche per chi organizza altro.
perché vado a contaminare diverse tipologie di fruizione e di consumo culturale. E davvero il museo può diventare un contenitore di identità attivo verso la città e verso la comunità. Alcuni esempi sono quelli, per esempio, fatti dal Brooklyn Museum nell'arco, diciamo, degli scorsi anni. Ne parlavamo anche stamattina accennandoli, qui ne citiamo due. La prima è stata CLIC, una cosiddetta crowd curated exhibition, cioè una mostra curata dalla comunità lì attorno, e GO, che poi è stata invece un'altra tipologia di intervento, sempre a gestione della community. Molto, molto semplicemente, CLIC è stata una mostra appunto curata dall'intero quartiere di Brooklyn attraverso internet, attraverso social media, anche attraverso incontri di persona. Quindi ricordarsi sempre, no, di andare, come appunto dicevate prima, a ibridare i diversi canali. Non necessariamente tutto quello che funziona solo online deve continuare a funzionare solo online, ma anche cercare di far dialogare le diverse parti, anche fisicamente, portando, diciamo, da un canale all'altro lo scambio, può essere molto interessante e sicuramente arricchisce il livello di partecipazione, di senso di appartenenza a cui noi stiamo mirando. GO invece è stato un progetto, e anche qui diventa interessante quello che stavamo dicendo prima, di studi aperti. Cioè il museo, che è un luogo, però è anche una comunità, quindi si apre verso la città, le persone vanno a visitare gli studi d'artista che si rendono disponibili per questo tipo di iniziativa, quindi c'è una parte di diffusione sul territorio prima, di cui il museo si fa l'attore, no? Di cui si fa fondamentalmente ambasciatore, e le persone hanno nominato, cercandole nel quartiere e proponendole, cercando loro per prime nel quartiere, 10 artisti che poi hanno fatto parte di una mostra. Pensate questo, che livello di apertura rispetto all'istituzione culturale. Attenzione, non vuol dire che la mostra è bellissima. Da un certo punto di vista, scusate anche la franchezza, chi se ne frega? Cioè l'obiettivo in questo caso, no, discorso di prima, obiettivi, risultati, non è creare la mostra più bella di tutti gli artisti artisticamente migliori della zona, quello lo faccio il mese dopo magari, ma è portare il museo a essere qualcosa di condiviso all'interno della comunità e portare le persone a rendersi, a sentirsi parte anche di quello che avviene lì dentro. Se io grazie a questa iniziativa riesco a portare al museo 500, 1000, 2000 persone che non sarebbero mai entrate, perché magari sono state coinvolte, hanno fatto, hanno brigato, sono prese delle decisioni, ha vinto il loro artista che avevano votato. Mi sento. Poi magari alla mostra dopo, che invece curo io perché voglio invece portare avanti dei valori artistici di altro tipo, verrà più gente, perché questa è gente che ha già valicato la barriera di accesso del museo. Quindi, tornando al discorso di accessibilità, l'accessibilità psicologica di museo come posto dove io entro e non posso fare niente, perché tutte le cose che non posso fare sono sicure di dirmele, mentre quelle che posso fare no, si demolisce, perché improvvisamente fino al giorno prima ero io che andavo lì e decidevo, guardavo e proponevo quello che volevo. Quindi c'è un dialogo maggiore e quindi è anche più facile che in questo scambio anche quello che io come istituzione culturale dal punto di vista curatoriale, che è legittimo, no, voglio proporre, venga ascoltato maggiormente. In questo senso una cosa del genere può solo passare se io ho fatto quel ragionamento tra obiettivi e risultati, perché se io vado dal curatore o da chi organizza e gestisce un determinato museo a dirgli una cosa del genere, mi dice: tu sei pazzo, cosa c'entra? Questi decideranno a seconda di chi è il loro amico e non verrà fuori niente di buono, o di chi è più popolare su Facebook e quindi riceve più voti, o chi ha gli amici più, non lo so, chi ha fatto più prestiti agli amici e quindi deve riscuotere. Cioè, ma il nostro obiettivo non è quello di una qualità artistica in questa fase, è un obiettivo di coinvolgimento, anche per cercare di creare una base che poi possa dare più terreno, no, alla qualità artistica di emergere in un secondo momento. Perché magari rispetto alla foto che ha fatto un mio amico gli metto davanti una foto che invece ho scelto io e via dicendo, e uno riesce a trovare le differenze. Questo è un altro campo minato, no?
dal punto di vista del coinvolgimento dei pubblici e della promozione. Però parliamo in una città dove questo poi particolarmente è vero, la crisi ha generato una serie di spazi totalmente indefiniti, cioè, come si diceva anche stamattina, la necessità di un recupero valoriale, di perdita, no? Di significato, di svuotamento del commercio, di ciò che è basato sul commercio, che crea un panorama anche alle volte desolante, e dall'altra una quantità di spazi rimasti vuoti. Sentivo stamattina parlate anche di progetti che curano di questo. La quantità di spazi rimasti vuoti è enorme. Ora, la cosa prima da fare è mapparli. Questa è una città della Scozia, Perth, nella quale, tra le varie azioni di mapping, di studio che sono state fatte su questa città, parlando di rigenerazione culturale, la prima è uno dei primi layer che sono stati ricercati, quello dei negozi sfitti. Negozi sfitti, cioè dove l'attività era cessata per qualche ragione, tendenzialmente. Sì. Ecco, tu pensa che da questi negozi sfitti, che tendenzialmente in un centro storico compatto creano anche un senso di vuoto molto in fretta, cosa succede nel momento in cui invece, per il discorso di mappatura delle realtà culturali, della collaborazione con i musei, eccetera, vengono riempiti di cultura. Pensa il doppio valore che questo assume. Da un lato una riqualificazione proprio della sede. Quindi c'è un ritorno economico alla fine, c'è sempre un ritorno economico. Beh, e poi è più probabile che quegli posti vengano affittati in un secondo momento, perché la sensazione che genera è sicuramente di cosa? Vengono anche conosciuti come posti. Io vado a prendere, a mettere un'attività economica in quel posto dove prima c'era questa mostra. No? Diventa Sì. E nel frattempo è stata un'opportunità interessante per le attività culturali della zona. Quindi questo tipo di rapporto può essere interessante. Vediamo cosa succede quando, in un certo senso, si toglie, tra virgolette, l'istituzione culturale, non è proprio così, e si lasciano solo le comunità e i pubblici. Cioè le comunità, i gruppi di interesse che ruotano attorno alla nostra istituzione culturale e il pubblico a cui si rivolgono. E facciamo l'esempio di un aumento di interazione portato avanti dal MoMA, che è un museo di arte moderna di New York. Loro all'anno hanno circa 3 milioni di visitatori, sono uno dei musei più visitati al mondo. Ora, però, il numero di visitatori che loro hanno sul loro sito è questo. Da tutto il mondo. Da tutto il mondo loro fisicamente sono visitati da 3 milioni. Perché, di nuovo, quando si cerca di capire qual è il mio pubblico, no? Questo, parliamo del MoMA, questo vale anche per il museo del mobile intarsiato di Rolo, in cui la specificità è talmente alta che magari c'è qualcuno, non magari, lo sappiamo, c'è qualcuno da tutto il mondo che cerca quel particolare tipo di intarsiatura. E se, ovviamente se stanno in Kentucky non è che prendono l'aereo e vanno lì, però magari cercano su internet, lo trovano su internet. No, può anche succedere, però devono essere molto motivati per arrivare in provincia di Reggio Emilia dal Kentucky, però lo fanno se eventualmente dopo una serie di ricerche sono arrivati a quel tipo di contenuto. Questo, per quello io stamattina vi stressavo all'inverosimile dicendo ma di dove? Perché in realtà c'è una delocalizzazione totale della possibilità di accesso ai contenuti culturali prodotti in un determinato luogo. Poi dipende, chiaramente, cioè non è che è uguale andarsi a guardare un video su YouTube o guardare la particolare performance dal vivo, non è chiaramente questo il discorso, ma comunque il mio pubblico può essere fatto, come nel caso del MoMA, da 6 volte tanto il pubblico che realmente entra all'interno del mio museo. Questo magari me lo pongo, no? Come dubbio, perché è gratis accedere a quei contenuti, facilissimo, lo posso fare io adesso tirando fuori il telefono, quindi diventa interessante. Come hanno fatto loro a far parlare questi due soggetti? Un progetto semplicissimo,
per un mese circa, mi sembra di ricordare, hanno lasciato una bacheca all'interno del museo dove le persone scrivevano quello che loro avevano fatto andando al museo. Dei post-it. Niente di costosissimo, ma neanche di costoso. Niente di complicato, niente che richiedesse competenze gestionali, di programmazione, non so cosa. Un'azione semplicissima. Dopodiché li hanno raccolti tutti, stampati e decorato l'intera parete del quartiere attorno con quello che c'era scritto. Di nuovo, non costosissimo, affissioni, con bacheche fatte apposta, quindi non sugli spazi pubblicitari, condivisione di un'esperienza di comunità, quindi di chi già fruiva, no? Quel tipo di prodotto culturale, verso l'esterno. Improvvisamente vedete come il luogo si umanizza, come il museo non è più il posto, ma quello che tutte le persone che sono andate hanno pensato, visto e riflettuto andandoci. Questa è un'azione di marketing, fatta con post-it e carta, eppure completamente nella logica di network, nella logica di distribuzione di un contenuto dal dentro a fuori in maniera trasparente, semplice e via dicendo. Volevi dire? Sì, volevo dire che la cosa molto interessante secondo me è che in tutti i musei o anche nelle chiese prima c'era il classico book dei visitatori, certo, però nessuno ci scriveva più. Certo. Quindi loro hanno utilizzato, sono partiti dal digitale, perché secondo me sono partiti da Twitter, nella logica che oggi tutti vogliono mandare un messaggio a qualcuno. Certo. Però la cosa bella è che sono tornati nel reale, quindi sostanzialmente quella è una twittata analogica. Sì. Cioè. Ma questo io lo portiamo in giro parecchio come esempio, perché dice una cosa molto importante, che lo strumento col quale io faccio qualcosa non è di per sé innovativo, ma è innovativo la strategia con cui passo dal mio obiettivo, che è far vedere quello che vivono le persone che sono dentro il museo, a quelli fuori, al risultato, che è dei poster. Poi pensate, ci siamo fermati qui, pensate se questo viene fatto a ripetizione, per cui addirittura la gente che lascia i post-it in giro per il museo sa che a un certo punto c'è la possibilità che venga esposta fuori. Pensate anche il livello di interattività, di reazione che si può generare, perché uno può voler dire adesso magari ci faccio un mio disegno, una cosa particolare, oppure sono innamorato di quella che vive di fronte, allora ci voglio inserire un messaggio, una cosa. Cioè diventa una bacheca che ha a che fare con l'esperienza di vivere il museo, ma che viene utilizzata in maniera libera. E appunto la logica è quella di una bacheca di Facebook, dove io vado e posto qualcosa. Però è visibile la quantità, perché puoi dire 3 milioni o 20 milioni è una parola. Certo. Invece così vedi effettivamente dietro ogni post c'è una persona, quindi vedi la quantità di persone che hanno visitato, da molta forza. Scritte a mano, quindi sì. Dà proprio un'idea di persona, no? Di personalità, eccetera. Questo è molto importante perché uno degli assunti di base, no, dell'organizzazione di eventi è che le persone non vogliono andare a degli eventi, le persone vogliono andare dove sono le altre persone. Di conseguenza, se io quando promuovo la mia istituzione culturale o il mio evento culturale, ho necessità di far vedere che è partecipato, che è costruito, che sono persone che parlano ad altre persone. Ne parleremo quando faremo più la parte digitale, ma uno dei grandi errori dietro la gestione dei social network in senso più istituzionale è il pensare che il non capire che quelle sono persone a cui tu stai parlando, che io Facebook lo uso per i fatti miei tutto il giorno e quindi stai parlando con me, non è che cari giornalisti, no? Cioè non è un comunicato stampa, c'è strategie e tono di voce di conseguenza molto diverso. Questo cosa significa? Vi ricordate prima, no, quando si diceva escludere, includere, molto complicato, ma se io scelgo un target vuol dire che non sto parlando a quegli altri, ma io voglio parlare a tutti. Allora, questo è una necessità vera. Il problema non è se farlo o no, va fatto, bisogna capire come farlo, come io riesco ad arrivare a parlare a tutti.
Riesco a farlo se vado per ordine, se parto per esempio dalla creazione di una rete di ambasciatori e sostenitori che possano far emergere al di fuori del museo la passione che c'è nell'organizzazione tutti i giorni, no? Quindi anche quel discorso che si faceva stamattina sul back office, vedete come prende senso, vedete come quel discorso di prima dei post-it che diventano poster, altro non è che questo, no? Che il portare qualcosa di normale, di sentito, di dargli voce. Un'altra cosa che noi abbiamo sperimentato, ma che chiunque può sperimentare lavorando in questi settori, quando si lavora magari su delle zone pubbliche di urban design o si lavora sui distretti o cose di questo tipo, è facile capire che quando qualcuno è contrario scende in piazza e lo dice, se uno è d'accordo non scende in piazza e lo dice, se a qualcuno piace qualcosa non è che va con i cartelli in giro di oh quanto mi piace questa cosa, ah, che gagliarda, mi piace tantissimo, non succede. Quindi devi essere tu operatore culturale a dare la voce a chi sai che è, può essere un buon ambasciatore dei tuoi valori e a valorizzare quella voce. Perché se metti le mani per pedonalizzare un distretto o per ragionare, diciamo, sulla valorizzazione e l'utilizzo di uno spazio invece che come supermercato, come centro culturale, la gente che vuole il supermercato scenderà in piazza e protesterà. La gente che vuole il centro culturale, non è detto. Magari gli organizzatori di prima linea, no? Che poi magari definiscono anche col nuocere alla cosa che può passare, ma chi è invece all'interno della comunità non è detto che lo difenda. Infatti, diciamo, l'equivalente di quello che ha fatto il MoMA nell'attività progettuale, per esempio come dicevi tu, nello spazio pubblico, è la coprogettazione sostanzialmente, sì. La progettazione partecipata, sì. Quindi un'amministrazione, diciamo tra virgolette, un attimino attenta e sensibile, sì, alla vivibilità del proprio comune in questo caso, e diciamo raccoglie le esperienze o comunque la sensibilità dei cittadini rispetto ad esempio alla pedonalizzazione di una piazza che stravolge assolutamente il modus vivendi degli abitanti della zona, insomma. Ma questo per dire perché, allora, non so, i vari urban center piuttosto che, sì, tutte le varie, sì, dinamiche che lavorano attorno, sì, a questo tipo di cose sono state poi, nonostante gli urban center di per sé facciano un ottimo lavoro, vengono un po' utilizzate dalle pubbliche amministrazioni un po' per calmare, no, le acque prima di qualsiasi tipo di intervento. Ma che cosa vuol dire questo? Cosa significa? Lo spazio pubblico è uno spazio sensibile, perché è di tutti, quindi anche mio, quindi se fai qualcosa lì, io cosa stai facendo? Dimmelo prima, è anche mio. La stessa identica cosa vale per ciò che è prodotto, istituzione, eccetera, eccetera, culturale. Nel momento in cui uno si muove in quell'ambito lì, avere una coprogettazione può essere interessante. Nel momento in cui ci sono spazi liberi culturali in città, o spazi culturali che devono essere riempiti in una certa maniera, un museo che vuole fare un programma di eventi, è certo, è bello farsi il proprio programma di eventi, ma forse farlo in maniera partecipata, fare dei laboratori partecipati per capire cosa fare nel museo durante l'anno, magari non vengono bene, non so come dire, nella stessa maniera didattica di come il tuo dipartimento di didattica li avrebbe studiati. Non quest'anno, forse l'anno prossimo sì però. Quindi è anche l'idea, no? Di sfruttare il tempo, di capire la variabile tempo e capire che questi risultati non possono essere ottenuti dall'oggi al domani. È un trade-off. Posso perdere in partecipazione e ne guadagno in precisione immediata, oppure posso perdere in precisione immediata e guadagnarne in partecipazione, dipende qual è il mio obiettivo quando faccio una determinata azione. Dicendo un po', riprendendo quello che dicevamo stamattina, se parla l'istituzione il museo è un luogo, se parlano i pubblici il museo è un'azione, e questo secondo me è nella immagine tutti quei post-it riprodotti su un muro, diventa molto chiaro. Cioè diventa chiaro che una scritta a mano di uno... la scritta a mano è di per sé un'azione, no? Cioè rappresenta un'azione, l'azione di scrivere, l'azione di... Quindi è una sensazione, questa poi è il mio parere personale, però è una sensazione viva questo, nel momento in cui... Adesso, questo diventa un consiglio semplice ma efficace. Quando devo promuovere un evento di qualche tipo o devo promuovere un luogo di qualche tipo, utilizzare delle fotografie con delle persone piuttosto che fotografie senza persone è meglio. Ha molto più impatto. Questo lo si verifica nei numeri proprio, di condivisioni su Facebook piuttosto che in altri social network. E tutto questo, di nuovo, ci tengo a ricordarlo,
è ottenuto con una matita e un foglio di carta. Può essere ottenuto con una matita e un foglio di carta. Non serve la realtà aumentata, necessariamente. Quindi, discorso di stamattina, su cui sto rompendo le scatole all'inverosimile, obiettivo, risultato. Quello che c'è in mezzo è una conseguenza. Ok. Problemi? Cose già sentite? Cosa dite? Niente, siete in... Questo magari lo faremo più avanti, però mi interessava capire come riusciamo a creare quell'affezione, perché secondo me è l'argomento più interessante di tutti, come far affezionare qualcuno a qualcosa qua al momento. Beh, tutti gli esempi fatti finora erano proprio... Per esempio, per il MoMA è automatico. No. O quasi. Vabbè. Sì, insomma, diciamo che l'affezione nei confronti del brand è già tutte, diciamo, è abbastanza... Gli esempi di azioni che facevo prima sono esattamente questo, sì. L'utilizzo degli spazi condiviso, la coprogettazione, l'aprirsi verso progetti partecipati, l'interazione anche con altre tipologie di eventi o culture o rappresentazioni culturali, sì. Sono tutti strumenti di generazione di appartenenza, di senso di appartenenza, cioè quello che è il principio fondamentale, poi da settore a settore, da azione ad azione, sì, cambia, è il condividere la fase di progettazione, l'includere nel percorso che porta al risultato finale. Già il crowdsourcing è la base, praticamente. Cosa? Il crowdsourcing. Searching è la, sì, base, praticamente. Esatto. Sì. Quello è un esempio. Tutto ciò, diciamo, che mira a una costruzione è proprio... Sto cercando un esempio che possa essere più calzante, che esca dal discorso musei, per cercare, sì, un attimo di capire come... però la stessa identica cosa può essere fatta, non so, vi faccio un esempio preso dalla nostra esperienza professionale, che esce proprio dal museo, nel senso che... si tratta di un distretto della città di Bologna che è stato pedonalizzato negli ultimi anni e fondamentalmente è una parte importante, insomma, di traffico, eccetera. Ora, far partire un contest fotografico molto semplice con il quale si porta all'attenzione delle persone un racconto, no? Un racconto che viene intanto iniziato con un'analisi semantica, grafica, eccetera, che serve a loro da spunto, e poi liberamente si chiede: datene la vostra vista, il vostro punto di vista, no? È una cosa molto semplice, cioè, davvero, non stiamo parlando... E quando io prima dicevo è facile, facciamolo, basta prevederlo, dopodiché queste foto così raccolte vengono pubblicizzate, vengono diffuse, si fa una gara per vedere chi vince, vengono inclusi nella giuria diversi elementi che ognuno possa parlare di questa cosa in maniera condivisa come rappresentante di una determinata parte della città. Poi a un certo punto dal web si riporta questa conversazione nella piazza con una mostra pubblica. Però per chi ha partecipato, sapere che la sua fotografia scattata con il cellulare è esposta in Piazza Maggiore ha un valore enorme. Per chi ha organizzato, non necessariamente, però su tutti i giornali ci sono le foto fatte da queste persone. Io ho generato un senso di appartenenza nei confronti di questa azione di valorizzazione culturale di tutti i musei, di tutti i beni storici e artistici che ci sono in questa parte della città, che se avessi dovuto dire, fare un video, non lo so, e dire a tutti andate, visitate, fate, probabilmente non sarei riuscito a tenere la stessa cosa. Dal punto
punto di vista pratico è lo strumento migliore, cioè assicurarsi di dare una possibilità di interagire. Questo è, diciamo, in gran parte il modo migliore per generare il senso di appartenenza. Se io ho contribuito a realizzare qualcosa, è chiaro? Sì. Ok. Altre domande? Dietro. Te, non senti che... Che no, interessante questo discorso. Volevo chiedere appunto, in questa fase di progettazione dell'inizio e di condivisione per sviluppare questo senso di appartenenza, anche quando si vanno a intaccare con eventi culturali, i luoghi pubblici, soprattutto di vita dove la gente si sposta, lavora, deve vivere, quanto è responsabile in caso di un'organizzazione culturale che collabora con un'amministrazione pubblica? Quanto questa fase è responsabilità dell'amministrazione e quanto invece un operatore culturale deve farsi carico di questo e quanto è sua responsabilità se fa parte della progettazione? Certo. Cioè, se parliamo di condivisione sin dalla progettazione e si deve fare carico anche l'operatore culturale? Sì, allora no, dipende da progetto a progetto. È chiaro che soprattutto se si parla di enti pubblici, il modo di procedere dell'ente pubblico proprio dal punto di vista manageriale è complicatissimo, per cui il caso in cui in questione di district branding su quella parte di Bologna, noi siamo riusciti a fare uscire l'informazione prima che su ogni altro canale su Twitter. Questa è una cosa che se fosse di peso dall'amministrazione pubblica all'epoca non sarebbe stato possibile, perché aveva tutta una serie di iter precedenti da fare e via dicendo. Quindi lì l'operatore che agisce come progettista o come consulente o come tutte e due, dipende, o anche in proprio rispetto a spazi pubblici, deve capire cosa serve che faccia lui e cosa può fare l'amministrazione pubblica. Ma in molti casi l'amministrazione pubblica ha degli strumenti efficienti anche che possono essere messi a servizio di questo. Innanzitutto sono le prime cose da mappare, cioè i servizi pubblici e quindi gli sportelli. C'è sempre gente che va, chiede, domanda cose, raccoglie materiale, segnala i propri eventi. Quindi se io devo iniziare a mappare una determinata area di città per capire come agire l'incontro, i luoghi da andare sono due, l'URP e i bar. Perché io dai bar capisco tantissime cose, no? Quindi in questo senso può essere utile. Poi il dialogo, lì non c'è una, come dicevamo all'inizio, cioè non è che esiste la ricetta o la best practice per cui fai come hanno fatto lì, perché ovviamente ogni amministrazione pubblica, ogni ufficio della stessa amministrazione pubblica ha delle dinamiche diverse, quindi non è che esiste un metodo. Si può anche dire questo, che generalmente, però questo è più ricavato dalla nostra esperienza, è meglio fare le cose come operatore culturale che non come comune di, perché comunque il vissuto del cittadino nei confronti del comune non è sempre il massimo della positività, e quindi se tu arrivi lì e dici io vengo per parte del comune di Isa, la cosa è vissuta come imposta a prescindere, anche se tu gli stai chiedendo collaborazione. Oppure può essere che cosa devo collaborare, io già pago le tasse, no? Cioè, quindi anche questo senso di posizionamento va maturato bene. Quindi per esempio non utilizzare le grafiche istituzionali in alcuni casi può avere questo tipo di valore di deistituzionalizzarsi, perché può essere interessante. Il tipo di grafica serve anche a far capire, per esempio in questo senso qui, generare un'immagine di eventizzazione di una determinata pratica urbana può servire, perché l'evento in quanto temporaneissimo, anche etimologicamente, no? Qualcosa che se ne va, è meglio accettato e di conseguenza può essere più facile da gestire nel feedback negativo. Se io sto facendo un qualche tipo di cambiamento, lo propongo prima come evento, intanto ho una cartina di tornasole di quello che può succedere, ho un termometro di quello che questa reazione può generare. Non so se ho risposto. Mi chiedevo proprio del sistema del feedback dopo l'organizzazione di un evento. Diciamo, la strategia del marketing culturale deve necessariamente poi prevedere anche il feedback di ritorno, nel senso anche per l'evento del MoMA
sì. c'è stato un post, un dopo, cioè si è chiesto all'utenza del museo se quel tipo di allestimento era stato ben accetto o meno. Dici di allestimento interno, cose di questo con tipo? Con la pannellistica, i post-it, eccetera. Ah, beh, dopo sì. Ci sono tutti gli strumenti di valutazione del caso, dal vedere quanta gente si ferma, perché magari ci piazzi una telecamera 3 ore, poi campioni e via dicendo, a diverse ore del giorno, eccetera, ai sondaggi che puoi fare, a semplicemente l'indice di partecipazione delle persone. Quanti condividono, quanti scattano. Adesso faccio un esempio. Se tu vuoi fare un termometro di questa cosa qui in maniera semplice e gratuita, metti un hashtag su Twitter di questa cosa qui e vedi quanta gente condivide fotografie con questo hashtag, per esempio, no? Mm-hmm. Questo è un vai su un campione molto specifico di popolazione, certo, che è quella che usa Twitter, eccetera, eccetera. Però, date tutte le premesse, riesci ad avere un'idea abbastanza chiara di come quel tipo di target, quel tipo di popolazione risponde a quel tipo di iniziativa. Vedi, non so quante persone hanno cercato su Google in quel periodo qualcosa relativo al MoMA, relativo a quel tipo di progetto. Cioè, ci sono veramente, e poi se vuoi puoi sbizzarrirti su tutti i diversi tipi di questionari che puoi mandare, sia sul luogo che fuori dal luogo e via dicendo. Quindi sì, cioè, sicuramente cioè, prevedere comunque un coinvolgimento anche a posteriori, certo, dell'utenza, certo. Vedi per esempio quanti aumentano, non so, le vendite rispetto ai tesseramenti stagionali e via, degli abbonamenti al museo, cioè tutte quelle parti, diciamo, poi anche economiche che vanno in un certo senso a istituzionalizzare questo senso di appartenenza, no? Questo anche. Allora, io direi che comincio ad andare un po' più veloce perché così guardiamo un po' le parti più relative al network. Allora, molto, molto velocemente, vediamo un po' gli obiettivi che voi avete dato rispetto al marketing culturale. Contenuti, no, questi sono gli obiettivi delle... Non so se tutti quanti abbiano visto il questionario, la domanda era che obiettivi alla tua organizzazione culturale o una con organizzazione culturale che conosci molto bene. E vedete che la distribuzione è sui contenuti. Tantissimo sui contenuti. I contenuti sono l'oggetto principale, no, da cui voi partite, e pensate questo che vantaggio enorme è quando si parla di marketing rispetto a chi contenuti non è detto che ne abbia. Quindi in particolare sul commerciale, per esempio, che si tratta di contenuti molto meno identitari, no? Sicuramente. Ora, riprendendo un po' il discorso visto stamattina, siamo partiti da questo tipo di distribuzione. Questo tipo di distribuzione ricalca in realtà uno schema proposto dalla Smithsonian Institution, in cui si fa vedere come il passaggio dalla tua organizzazione culturale, dal tuo soggetto, andando verso l'esterno, subisce una rarefazione, no? Quindi da un lato è composta da diverse direzioni. Da un lato hai il tuo territorio, dall'altro hai il tuo settore. Quindi, per esempio, se tu ti occupi di musica, hai sicuramente il territorio in cui agisci e che non ha niente a che fare necessariamente con la musica, dall'altro hai il tuo settore, che è la musica, che invece spazia al di là del tuo territorio ed è facilmente identificabile in senso tematico. Ora, vediamo un po'. La community si identifica, come dicevamo anche stamattina, con tutti coloro che sono già connessi. Quindi partecipano ai tuoi eventi, interagiscono con te e hanno donato in qualche maniera alla tua organizzazione. Quindi hanno donato tempo, possono aver donato soldi, possono aver donato anche semplicemente 10 minuti ad ascoltare il tuo progetto in qualche maniera, no? Cioè tutti coloro che hanno già dato tempo, lavoro, risorse di qualche tipo alla tua organizzazione, fanno in qualche maniera parte della tua community. Chi fa parte della tua rete? Fondamentalmente tutto il secondo livello di contatti, cioè coloro
che non puoi contattare tu direttamente, ma che la tua community invece può contattare, no? Quindi è subito fuori, non sono soggetti a cui tu puoi parlare direttamente, però fanno parte, diciamo, dei contatti della tua community. Quindi, banalmente, cioè, famiglia, amici, colleghi, connessioni lavorative di ogni tipo, tutti coloro per i quali i membri della tua community hanno qualche tipo di rilevanza, da qui anche il cercare di coinvolgere soggetti influenti che magari hanno una rilevanza specifica su un determinato tema e che sai essere appassionati delle cose che tratti tu, perché sai che possono avere un impatto positivo su tutto il resto della rete. E quindi, ovviamente, di conseguenza, comunità tematiche. Tu ragioni dentro un settore, coinvolgere delle comunità tematiche diventa interessante. Al di fuori di tutto ciò c'è la folla, no? Crowd, il terzo cerchio dello schema di prima, quindi sono soggetti che non conosci ma che in qualche maniera possono ricevere messaggi su di te attraverso il tuo network. Quindi chiunque, qualunque tipo di persona, ma è molto difficile andare a profilarli, non hanno magari nessun legame di rilevanza nei tuoi confronti, cioè non sei rilevante per loro potenzialmente in nessuna maniera, ma soprattutto per considerarti hanno bisogno di stimoli comunicativi costanti. Quindi sono impegnativi anche, oltre che forse non interessati. Quindi man mano che si allontana dalla propria zona che noi definiamo di comfort comunicativo, in cui è facile riconoscersi, essere riconosciuti, no? E in cui è facile comunicare utilizzando delle parole anche che vengono riconosciute, diventa maggiore l'investimento e l'effetto meno sicuro. Quindi, banalmente, la pubblicità generalista è più costosa, quindi non so bene che linguaggio utilizzare perché non so bene a chi sto parlando e inoltre devo utilizzare dei mass media come strumento principale, quindi costa molto di più. Non ho profilazione del target perché non so esattamente con chi sto parlando e faccio molta fatica a coinvolgerli perché dovrei star lì ogni 10 minuti a fare in modo che questi vedano un qualche tipo di messaggio che riguarda me, finché a un certo punto non dicono va bene, controlliamo che cos'è questa cosa qui, che è quello che avviene normalmente con la pubblicità mass mediale. Al contrario, se io parto da quel tipo di target riconosciuto che ho analizzato e che conosco, ho degli ambasciatori che possono portare avanti delle azioni di advocacy nei miei confronti, cioè possono parlare di me con altri, possono difendermi in situazioni in cui posso essere a rischio, possono rappresentarmi, possono farmi pubblicità, mi legittimano, perché io attorno ho una comunità di persone, non sono da solo, ho una comunità di persone che si riconosce in quello che faccio, che quindi legittimano la mia attività. È più efficace perché sono sicuro che parlando con loro conosco il linguaggio con cui rivolgermi. E poi c'è ovviamente, come dicevamo prima, la possibilità di affidamento di alcune funzioni specifiche. Ora, oggi come oggi il discorso di fare rete è diffusissimo, anche esageratamente. Tutti parlano di fare rete come la soluzione a tutti i mali, no? Cioè si dice ok, bisogna fare rete, bisogna fare sistema, bisogna ottimizzare le risorse, ci sono molte meno risorse quindi dovete fare rete, insomma, no? Diventa un po' la soluzione facile a qualunque tipo di problema. In realtà non è proprio così, nel senso che tutti dicono che occorre fare rete, ma è difficilissimo. Innanzitutto è complicato perché ci deve essere qualcuno che si occupa di questa rete e quindi bisogna fare investimenti in termini di risorse umane, e ci vuole molto tempo a far conciliare tutti i diversi elementi di queste reti. Inoltre queste reti non possono essere imposte dall'alto perché non funziona, la cosa è molto difficile e c'è, tutti voi l'avrete sperimentato quando si tratta anche semplicemente di organizzare una vacanza, c'è una tensione decisionale, c'è chi decide cosa, nel momento in cui pensate ci sono, non so, tre teatri, quattro teatri che decidono di mettersi in rete per dividersi, cioè quanto può essere complicato decidere chi fa quale spettacolo, no? Cioè diventa molto complesso.
Allora, soprattutto quando si parla di marketing di network, di marketing di rete, la cosa più importante è la motivazione dalla quale parte la necessità di fare azioni di marketing di rete. Cioè, le reti fatte per immagine non funzionano. Le reti imposte dall'alto non funzionano. Non funzionano neanche troppo le reti spontanee, diciamo, basate sulla condivisione, sul fatto che tutti condividiamo. L'unica rete che veramente funziona è quella che parte da un bisogno condiviso. Nel caso del marketing, se c'è il bisogno condiviso di aumentare la propria visibilità e ci sono delle reali esigenze, allora si può cominciare a ragionare. Vi riporto una slide di questa mattina, del video di questa mattina. Ovviamente, se non si è soli, diventa più facile comunicare agli altri. Ma come? Beh, innanzitutto la coprogettazione, no? Anche per quel che riguarda la valorizzazione territoriale, aiuta a convogliare i fondi, come dicevamo prima, se essere invece che 15 uno per conto suo che va a richiedere un determinato tipo di finanziamento pubblico, c'è un gruppo più nutrito, più coordinato, probabilmente anche con un'idea più testata, quindi più solida alla base, che va a discutere di un possibile finanziamento. Quindi, allo stesso tempo, c'è una visibilità condivisa di 15 istituzioni rispetto a una, o di 15 soggetti rispetto a uno. Questo crea un maggiore interesse anche per il coinvolgimento di partner privati, chiaramente. Le reciproche community si dialogano tra di loro, c'è la possibilità di interazione, di quella che viene definita anche contaminazione incrociata, di cross contamination, quindi di possibilità per i diversi pubblici, le diverse community, ognuna di fruire qualcosa di diverso da quello che realmente, di quelle che sono abituati. Quindi si crea questa possibilità di ibridazione. Come? Ovviamente creare sistemi di rete permette al settore di fornire appunto alla politica un interlocutore un po' più solido e anche quindi di avere un po' più di vista sul medio termine. Dall'altra, appunto, i pubblici di una rete sono ovviamente più variegati, quindi il fatto che più associazioni riescano a coordinarsi, riunirsi, parlare a diversi pubblici contemporaneamente, rende anche possibile che ci sia una maggiore casualità e quindi una serendipità più alta nella possibilità che diversi contenuti culturali girino e vadano anche a toccare soggetti prima non coscienti. Però cosa succede? Che non arriva dal niente questo tipo di comunicazione, passa comunque attraverso un soggetto che io sto già ascoltando. Quindi diventa comunque efficace. E ovviamente, sempre seguendo nel ragionamento, diventa anche più facile muoversi con strumenti di crowdsourcing, come per esempio, primo fra tutti, la possibilità di attingere nel volontariato, di andare a cercare di mobilitare queste community, diciamo, di ambasciatori verso azioni pratiche. Per questo parliamo più di community sourcing che non di crowdsourcing. Molto più interessante, no? Rispetto, se pensate ai tre cerchi iniziali, rivolgersi a dei soggetti che già conosco, di cui ho una profilazione più dettagliata e che con cui riesco ad avere un dialogo più solido. Quando parliamo di cross contamination, cosa si intende? Si intende la possibilità di contaminare, no, i diversi interessi tra di loro, quello che molto semplicemente è l'effetto, no, dell'Arena di Verona, per cui certo è un bel monumento, certo il concerto sarebbe molto, molto bello, ma quel concerto dentro quel monumento diventa qualcosa di ancora di più. Questa stessa cosa vale per ogni tipo di risorsa culturale, nel momento in cui io vado a ibridare questo tipo di situazione. E pensate a un esempio così semplice, no? In questo caso ho un pubblico che potrebbe essere il pubblico
del monumento che è interessato a vederlo, al pubblico del concerto, che è il pubblico che segue quel tipo di artista e che viene, che verrebbe comunque anche se suonasse da un'altra parte, e in più ho un terzo tipo di pubblico che nasce proprio dall'incontro strano tra un tipo di manifestazione live e un tipo di fruizione di heritage, di beni culturali, che mi aggiunge qualcosa in più. E quindi anche questo utilizzo diffuso, no, del bene riesce a essere, ad avere un'efficacia maggiore. Siete stesi completamente. Allora, come siamo messi qua? Siamo a poco dalla pausa, eh? Tenete duro. Allora, è semplicemente la casualità, no? Se tu hai... no, diceva il concetto di serendipità, cioè come che cosa, stringendo, che cosa significa. Molto semplice, è la casualità, no? Cioè, tu sai che devi cercare di muovere le tue azioni di marketing in una maniera per cui non arrivino solamente a chi vuoi tu, ma vuoi che ci sia una variabile di casualità, che non crei un dialogo secco, per cui so che tu vieni, te lo dico, fine, ma voglio che in questo processo arrivi a te e contemporaneamente vada a toccare altri soggetti potenzialmente interessati a questa notizia. Quindi se io mi metto insieme con lei e stiamo facendo uno stesso, un evento comunque che può essere messo in comune, no? Che può essere affiancato, il fatto che io comunichi a te anche i suoi eventi e lei comunichi alla sua comunità anche i miei, crea una maggiore casualità rispetto a un target preferenziale, perché tendenzialmente chi può essere interessato ai miei eventi magari lo può essere anche ai suoi, e quindi riesco ad avere un controllo migliore di una variabile che altrimenti sarebbe completamente casuale. Ok, grande. Vedo la disperazione nei vostri occhi. E cosa facciamo? Pausa o esempio? Facciamo così. No, faccio l'esempio, poi dopo facciamo la pausa, va bene? Allora, un esempio di gestione di marketing incrociato: Bologna Jazz Festival. Bologna Jazz Festival nel 2010 si svolgeva su tre diverse città, tra l'altro vicine, e voi sapete cosa succede alle città vicine in termini di quanto si va d'accordo, no? E via dicendo. Inoltre questa rete era composta non solo dalle città ma anche da altri festival come Umbria Jazz, come Roma Jazz Festival, che quindi erano anche concorrenti in un certo qual modo, no? Cioè si parla anche di prime, di esclusive nazionali, di cose di questo tipo, tutto molto complicato. Ora, quindi, perché uno si dovrebbe mettere nell'idea di fare progetti di network marketing in questa maniera, con altri festival, con altre città, in una maniera così complessa? Beh, vediamo, innanzitutto c'è una riduzione dei costi. Perché, per esempio, se io voglio far suonare Sonny Rollins, lo devo far suonare a Bologna, non me lo posso permettere se lo prendo solo a Bologna. Allora magari telefono a quelli di Umbria Jazz, a quelli di Roma Jazz Festival, e dico: guardate, io vorrei prendere Sonny Rollins, però costa 100.000 euro, cosa facciamo? Lo prendiamo in tre così magari riduciamo questo costo? Aiuta. E di conseguenza il fatto che questo stesso artista viaggi su tre città diverse, potenzialmente a livelli diversi o di tempo durante l'anno o territorialmente non in diretta competizione, mi permette una cosa: che chi è a Roma e vede che c'è a Bologna Sonny Rollins, ah, però mi piacerebbe andarci, però è a Bologna. E contemporaneamente, quindi aumentando, no, la casualità, cosa succede? Si accorge che invece può essere anche nella sua città pochi mesi dopo. Oppure è in estate a Umbria Jazz, ma io in estate sono da un'altra parte, ah, però è anche là in questa... La cosa viene gestita dal punto della comunicazione, sincronizzata in modo che le comunicazioni non siano eccessivamente conflittuali tra loro, e questo crea un vantaggio competitivo notevole. Quindi anche possibilità di realizzare concerti altrimenti impossibili. Per esempio, penso alle tre città, stesso identico tipo di distribuzione dei costi e della promozione.
diffusione di un calendario collettivo. Vedete come la comunicazione, quando dicevamo all'inizio, diventa parte della progettazione e non è solo un qualcosa che serve a abbellire, no, il pacchetto di progettazione culturale una volta finito, ma penso già a come comunicarlo quando lo concepisco e va addirittura a influire sul programma. Perché se io devo far suonare Terence Blanchard, che è quello che ha composto tutte le colonne sonore di Spike Lee, e lo voglio far suonare in un locale, non riesco, a meno che non ho messo in rete quattro locali diversi della regione che ne condividono i costi e che se lo promuovono a vicenda. Perché sicuramente magari non riesco ad andare a Modena, ma a Bologna ci vado, o se non riesco ad andare a Bologna magari vado a Modena, tanto è poi lì. No, quindi si crea questo tipo di discorso, un tipo di discorso che, se ci pensate, è controintuitivo, perché dei locali in una relativa vicinanza territoriale dovrebbero condividere le spese per uno stesso concerto, poi non si fanno concorrenza tra di loro? No, non necessariamente, se la cosa viene organizzata bene dal punto di vista della comunicazione. Ovviamente maggiori sponsorizzazioni, se io agisco su un territorio più ampio è di più la visibilità che garantisco, e quindi anche un partner privato interessato a posizionarsi in maniera intelligente sulla mia tematica. Di nuovo, quando stamattina si diceva dei dati e si parlava di profilazione di target, quando si vuole andare a parlare a uno sponsor tutto questo diventa improvvisamente enormemente importante, perché voi gli state vendendo l'attenzione e anche la fiducia che il vostro pubblico ha per voi. Quindi, se voi sapete chi è il vostro pubblico, un'operazione di questo tipo potete provare a farla, ma andare a parlare da un privato suggerendo una partnership economica di qualche tipo senza che voi sappiate niente su chi vi segue, vi visita e via dicendo, diventa molto 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 complesso, nonché appunto visibilità incrociata tramite media partnership. Tutti i locali in questione, tutti i festival in questione hanno dei loro canali, se ognuno cita gli altri capite che il livello di visibilità aumenta esponenzialmente di volta in volta. Una zona di maggiore intensità di relazione che va diradandosi verso l'esterno. E quindi sono delle organizzazioni con cui relazionarsi, a cui dedicare del tempo, mettere in conto delle risorse per relazionarsi con queste organizzazioni, istituzioni, persone, a seconda del gradiente di importanza. Ok, quindi può essere, poi questo rapporto può essere, diciamo, formalizzato oppure può essere mantenuto a un livello informale, cioè sappiamo che questa cosa ci conviene, ad esempio ci conviene che quando tu fai un evento io lo pubblicizzo e viceversa, lo sappiamo, oppure arriviamo anche a firmare un accordo di partenariato in cui c'è scritto proprio ogni volta che c'è un evento io manderò una newsletter a tutti quanti i miei iscritti alla newsletter che hanno questa e quest'altra caratteristica. E tu, quando invece fai un evento, lo mandi agli altri tuoi. Sì. Per dire una... Sì, sono tutti coloro che vengono più o meno influenzati dalla mia attività. Prima si diceva, quando comincio un evento, comincio o gestisco un'attività di qualche tipo, di mappare attorno tutte le realtà che in un qualche maniera possono interagire con me. Questo grado di interazione, diciamo... varia, e possono essere stakeholder di primo grado, di secondo grado, di terzo grado e via dicendo. Sì, se è uno stakeholder, diciamo, particolarmente vicino, può essere fatto oggetto di un rapporto di partnership. Però, per esempio, se io organizzo un evento in una determinata strada, un soggetto che ha un negozio in quella strada col quale io non ho niente a che fare, perché non è che facciamo una partnership, è uno stakeholder in qualche maniera, perché gli rompo le scatole, no? Se oppure può essere allietato dal fatto che porto persone che vengono lì a comprare qualcosa. Quindi questa è una tipo di relazione che mi interessa tenere sotto controllo in qualche maniera. Ok, allora, adesso... cerchiamo di ricostruire dei gruppi sempre più o meno da 5-6 persone. E come possiamo, allora, fare? Vediamo come. Proviamo a dividerci con i gruppi di questa mattina. Di prima, stesse posizioni, stesse persone. Via, dai, via. Auto-organizzazione. Sono
se c'è qualcuno che non c'era stamattina non si sente escluso dai giochi, non lo so. Chi non c'era stamattina venga qui che poi lo riassortiamo. Esatto. Beh, insomma, non è male quello che è venuto. C'è un gruppo che si è suicidato praticamente, secondo me. Questo è quello che si è... Che insieme si sono messi d'accordo di non tornare più al porto. Ok, si vede che si sono divertiti. Sì. È interessante vedere se prima o dopo la sessione di teoria frontale del pomeriggio. Non si sa, loro sono diventati 8, 2, 4, 6, 7. Allora, voi che siete 8 già siete troppi. Qua ce ne sono 3. Lei era senza gruppo? Guarda, vai da loro che sono in 3. A che ora andate? Beh, voi... Ok. 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 A che ora? Quindi tra 10 minuti. Prendiamo un'altra persona da lì. E voi a che ora? Prendiamo qualcun altro da lì, dai. Sì, se un altro di voi viene qua. Un altro del gruppo da 6 che si sposta nel gruppo. Mi dispiace, c'è questa teoria dei vasi comunicanti tra i gruppi che... Allora, come avete fatto stamattina, ogni gruppo sceglie una cavia, nel senso che sarà un altro gioco di ruolo, ancora più gioco di ruolo di stamattina. Scegliete magari cavie diverse, non le stesse di stamattina. Ecco. Esatto, quindi per chi non c'era stamattina, ogni gruppo prende un'istituzione culturale all'interno di quelle rappresentate dai partecipanti come oggetto dell'esercitazione. Anche perché se scegliono sempre la stessa, cioè comunque è anche bello fare quelli che si mettono nei panni di un altro. Senza che sia la stessa, esatto, possibilmente. Esatto. Siete già pronti? Voi l'avete già decisa? No, loro... Voi avete già deciso? Siete pronti? Sì. Sì, voi là? Adesso siete diventati velocissimi dopo. Voi siete pronti? Allora. Pronti? Voi siete pronti? Adesso, l'istituzione siete. Scelta, organizzazione scelta, sarà se stesso. Gli altri non sono più dei consiglieri come eravate stamattina, che davate dei consigli, cercavate di capire insieme, ma siete degli stakeholder, quindi siete dei... Che non è un insulto, è una... Che non è un insulto, esatto. Abbiamo scoperto prima che non è un insulto. E quindi adesso vi distribuiremo i vostri ruoli, non sono nascosti, non è... Non è un gioco, esatto, non è indovina che stakeholder, esatto. Sono, non ti do dei soldi, questo no, esatto. Tutti. E quello che ci raccomandiamo è di mettersi proprio nei panni di queste realtà che rappresentate, cioè se dovete mettere il bastone tra le ruote perché sapete che di solito lo fanno, fatelo, se dovete esporre le problematiche, fatelo, se dovete dire delle cose per cui a voi converrebbe di più fare questa attività in un modo diverso, esatto, fatelo. Cioè in sintesi vendicatevi di tutte le volte che a voi hanno stoppato dei progetti, okay. Di coinvolgimento di qualche volta di qualche tipo, non siate esagerati, però non siate neanche sì, tieni 5.000 euro perché questo sapete bene che non funziona nella realtà, ok? Ok, allora cosa dovete fare? Dovete pensare a delle attività di rete da realizzare
con queste realtà che vi verranno fuori. Allora, sì, potete decidere che l'attività è solo una e che coinvolge tutti, però non state a cervellarvi a fare per forza un incastro impossibile oppure che non vi sta venendo in mente. Potete anche fare più di un'attività, cioè con questa facciamo questa, con questa più quell'altra facciamo un'altra attività di un altro tipo, eccetera. Attività di comunicazione, quindi ok. Adesso vi stanno distribuendo i ruoli e tra un po' vi do anche una tabella da riempire. Allora, prima di partire, fateci sapere chi avete scelto, così capiamo un attimo. Tac. Allora, qui chi avete scelto? Cioè? Come si chiama? Così ti voglio. Sì, solo che bisogna far partire il tempo. E voi chi avete scelto? Sì. Ancora? E non c'avete un'altra cavia? Ah, le avete già fatte? No, un'altra organizzazione per non far fare sempre... Per cambiare... No, vabbè, lasciamo. Va bene. Ok. Voi chi avete scelto? Festival di Lampedusa. Di Lampedusa. E chi è che gestisce il festival di Lampedusa? Sono degli incroci. Museo Web Lab, ma l'avete fatto già stamattina? Sarebbe meglio se potete, già loro stanno ripetendo. Arte in studio? Acting studio. Acting studio. Quasi pronto? No? No. Scusami, io ho capito acting. Arting. Arting. Acting studio. Sicuro. Scusi. No.
Allora, il tempo è finito e c'è anche gente che deve cominciare ad andare, quindi cominciamo a raccogliere i portavoce dei vari gruppi. Chiedo a tutti di venire qua, quindi voi non fate gli ignori laggiù, smettete di contrattare col comune per favore e portate in qua il portavoce. Tanto il comune fa il difficile, non... voi portavoce. E anche voi. Avanti, avanti, veloci. No, no, vieni pur su. Facciamo. Allora, 1, 2, 3, ne manca uno. Sì, sì, adesso volevo un attimo. Avanti, chi è? Ne ho 3 qua, chi è il quarto? Chi è che si sta nascondendo? Mi servono i 4 portavoce qua. Tu non sei il portavoce. Qui si sta raggrumando il suo gruppo che stanno seguendo. Allora, ne ho uno. La stanno seguendo. 2. Poi chi sono gli altri? Pronto? 3. Chi è il quarto? Lei naturalmente si è autocandidata per fare il portavoce, si vede dalla faccia. Quindi abbiamo qui... E lui? Lui è stato subito, vabbè, lui era vicino, ha fatto presto. Ah no, è vero, 1, 2, 3, 4, lui. A posto. Il microfonista. Allora, esatto, partiamo da loro che sono... che hanno finito fuga, per primi. Che hanno oltretutto anche finito per primi, quindi se lo meritano. Ci dite allora cosa avete organizzato e cosa è stata la cosa più difficile allora, da fare? Sì. Qual è lo stakeholder più difficile da raggiungere, da gestire? Guarda, noi fondamentalmente siamo stati abbastanza fortunati perché si sono voluti bene subito. Sì, lei è l'associazione culturale Libertà e Partecipazione che si occupa proprio di creare eventi. Tra l'altro avevano già un brand che è appunto Vini e Vinili. I nostri stakeholder sono un museo, abbiamo scelto il Museo del Vino che comunque opera proprio nel suo territorio, visto che potevamo scegliere. Poi avevamo l'altro stakeholder che era Pablo Cale Ristorante, abbiamo scelto ristorante, una determinata tipologia di ristorante, cioè un ristorante che diciamo opera su prodotti del territorio. Piccola azienda, e quindi anche lì potevamo scegliere che tipo di azienda essere, quindi un'azienda enogastronomica che produce quindi prodotti del territorio appunto, e una biblioteca. Allora, come collegare queste cose? Loro come associazione culturale decidono di riutilizzare il loro brand Vini e Vinili, che essenzialmente consiste nell'appunto associare un vino ad un vinile, quindi a della musica. In più subentra la biblioteca, ulteriore operatore culturale. Alla biblioteca chiediamo, diciamo, quindi noi organizziamo un evento, che può essere di una giornata o comunque sia di un pomeriggio. Essenzialmente la biblioteca, quindi diciamo che cosa farà ognuno. Il museo, in quanto operatore culturale, interessa a creare eventi di una certa qualità, in particolar modo come Museo del Vino. Quindi noi offriamo gli spazi e la collaborazione. Tu sei il museo. Io sono il museo. Tu offri gli spazi. Spazio e collaborazione nell'allestimento e nella scelta dei vini. Perché sarei un museo del vino. Certo. Diciamo l'azienda enogastronomica ovviamente offrirà i suoi prodotti, anche i suoi vini gratis. No. Allora loro ci offriranno. Chi era l'azienda? Diciamo che coloro che hanno la partita IVA fra i due stakeholder sono il ristorante e la piccola azienda, quindi non solo ci offriranno i loro prodotti e il loro lavoro, ma anche finanzieranno l'associazione. In cambio di che cosa? Un piccolo finanziamento, perché comunque se abbiamo... Di quanto stiamo parlando? 1.500-2.000 euro. 1.500-2.000 euro. Perché è questo? 1.000? Totale. Perché è questo? Perché questo? Perché loro sono stati molto intelligenti, secondo noi, a far creare il legame fra il ristoratore, che comunque andrà a vendere i prodotti della nostra azienda enogastronomica, in più creerà uno spazio all'interno del ristorante, quindi uno stand per pubblicizzare i propri prodotti e per farli conoscere, in più legheranno il loro nome di aziende di un certo tipo che producono diciamo, con i prodotti del territorio, li legheranno ad una biblioteca e ad un museo, in particolar modo
il Museo del Vino, quindi hanno un brand culturale che è un loro interesse. E quindi hanno interesse ad investire in pubblicità piuttosto che in manifesti in questo modo, secondo noi. Okay. Ovviamente il collante di tutto questo è sempre l'associazione culturale. La biblioteca, quindi essenzialmente la biblioteca, la biblioteca, allora, quindi il brand era vini e vinili. Abbiamo creato vini e volumi. Quindi che non suona nemmeno male. E quindi non suona. Ecco, quindi loro sceglieranno essenzialmente volumi alcolici, un autore che presenterà un libro, quindi un autore che sta promuovendo in quel periodo il proprio libro e che quindi verrà a presentare il libro, a cui chiederemo di scegliere un vinile e un vino da associare al libro, quindi uno scioglilingua volume vinile. Ok. E chi riesce a dirlo velocemente vince una bottiglia di vino. Okay. E quindi questo sarà il primo evento. Inoltre ci sarà questo allestimento, quindi proprio la bottiglia di vino, il vinile con la sua bella copertina e il libro come allestimento all'interno del museo. Tutti fanno la foto e la mettono su Facebook. Volendo, sì. E quello, diciamo, sarà l'allestimento che comunque rimarrà anche per più tempo all'interno del museo. E poi loro, diciamo, azienda enogastronomica e ristorante, creeranno anche una degustazione all'interno dell'evento culturale di presentazione, promuovendosi, perché noi gli daremo uno spazio per promuovere la loro nome e la loro immagine. Ok. Secondo la cosa più difficile? La cosa più difficile era, siccome avevamo già il brand che effettivamente loro fanno, vini e vinili, come collegarla al libro, alla biblioteca, perché vini e vinili e libro non ci suonava bene. Poi ci è venuto in mente vini e vinili da leggere, però non era tanto bello, però vini e vinili e volume secondo noi suona anche bene. E ci sono delle domande, qualche dubbio di qualcuno su questa iniziativa? Cioè, qualcuno ha pensato a qualcosa di critico, qualcosa di particolarmente bello che loro non hanno visto e che potevano fare? Secondo me ve l'hanno fatta un po' facile. No, sì, infatti, siamo sei fortunati. Adesso provi tu a vedere se... Beh, certo. Riuscite. Potrebbe esserci il problema che uno beve il libro, ascolta il vino. Sì. Ma magari non è un problema, è un'esperienza. È un'esperienza cross contaminata. Ok. Va bene. A posto. Avanti. Ringraziamo il Museo del Vino. E avanti il prossimo, che è? Lampedusa. Chi è? Lampedusa. Una scuola di Lampedusa? Festival di Lampedusa. Allora, complessivamente siamo stati fortunati perché abbiamo avuto a che fare prevalentemente con il pubblico e con il terzo settore, quindi un museo, degli artisti, una scuola primaria e il borgo. L'unico che ci ha dato problemi è il cinema, quindi un privato, con il quale non siamo riusciti a raggiungere un compromesso, perché voleva dei soldi da noi, poveri squattrinati, che abbiamo... Che anche loro sono un po' squattrinati. ...fondato tutte le collaborazioni proprio su uno scambio, non di denaro, ma di servizi e di promozione congiunta, comunque di comunicazione. Quindi... Lui no, perché noi volevamo appunto presentare il bando di apertura del festival in una delle sale del cinema di Palermo, senza uno scambio appunto di denaro... Questo non è stato possibile, insomma, voleva lo spazio. Lui c'ha dei figli a casa. Offrire lo spazio sotto sì, pagamento. Okay. Poi per il resto va bene, la collaborazione col borgo, che noi abbiamo inteso come ente pubblico, quindi come l'amministrazione comunale. Abbiamo il sindaco di Lampedusa. Esatto, nella persona di. Salutiamo il sindaco di Lampedusa. Sì. E niente, ci concede un patrocinio, lo spazio, quindi la piazza principale dell'isola per la prima volta nella storia del festival. E poi i servizi, servizi di ordine pubblico, quindi protezione civile. Ma siamo sotto lezioni, cos'è? Certo. Ma voi che visibilità gli avete promesso per allora, riuscire ad avere questa in realtà, piazza? Gli va molto bene perché noi legittimiamo
l'immagine a livello nazionale di Lampedusa, quindi diamo un'immagine diversa da quella che siamo abituati a ricevere dai media. E i canali punteremo molto su internet, no? Per raggiungere il maggior non numero di... Esatto, quindi noi faremo, okay, insomma, legittimeremo l'isola rispetto al resto d'Italia. Le altre partnership? Poi le altre partnership, abbiamo degli artisti salentini, per cui ci sarà appunto, eccolo, una sorta di residenza in cui ci sarà questo scambio. Sì, uno scambio, diciamo, culturale Salento-Lampedusa, e gli artisti sono prestati ad esibirsi con un cachet molto ridotto e noi in cambio, diciamo che è mal comune mezzo gaudio, gli daremo viaggio alloggio. Viaggio alloggio, l'unico problema riguarda l'accoglienza, perché il vitto no, perché... Non c'avevano il pub, no, esatto, non siamo in grado forse di garantire una buona accoglienza a livello, okay. Loro ci parlavano di resort, ma insomma dobbiamo resort? Dobbiamo... sì, allora artisti a un certo livello, poi abbiamo il Museo della Cultura Salentina, quindi ancora una volta uno scambio tra il Salento e Lampedusa. In questo caso garantiamo noi una campagna di comunicazione, campagna di comunicazione, quindi loro metteranno il logo del museo Comarketing, esattamente, mentre il museo si impegna a creare una mostra sull'isola di Lampedusa nel Salento, quindi promuovere l'immigrazione salentina e quella lampedusana. Esatto. Okay. E infine attraverso anche voi. Ah, ci sono dei gruppi salentini che vengono. Sì, esatto, gli artisti sono salentini. Non li vogliamo. E niente, qui il problema. Okay. Il problema che abbiamo riscontrato con il museo è la poca affidabilità, perché dice di trovare sostegno economico nel suo comune, ma non siamo molto convinti di questo. Quindi, cioè lui prende i soldi dal comune e poi li dà a voi. Sì, vuole trovare delle sponsorizzazioni nel comune per poi sostenere Lampedusa. Sì, ma semplicemente per le spese di spedizione materiale, perché è tutto digitale. Tutto low cost. Ok. Infine la scuola primaria. Di quanto si parla? Centinaia di euro. 500 euro? Sì, sì, sì. Patrocinando le vendite. Si parla per agosto, eh? Si parla per mesi di agosto. Ce la facciamo a raccogliere soldi. E infine la scuola primaria, con la quale abbiamo ipotizzato un laboratorio. Noi siamo molto predisposti. Il laboratorio per la produzione di contenuti che verranno esposti durante il festival, il cui tema è proprio la conoscenza della cultura vista dagli occhi dei bambini, quindi della cultura lampedusana e dei migranti. Quindi noi mettiamo a disposizione le nostre insegnanti e delle ore che sottrarremo quindi alle attività ordinarie. Infine il festival mette a disposizione un mediatore senegalese per il laboratorio. E inoltre abbiamo spazio durante il festival in cui esporremo il prodotto del laboratorio. Basta, quindi i privati sono gli unici che ci hanno dato filo da torcere. E quindi la cosa più difficile, a parte diciamo, è stata la contrattazione con quelle col CIE? Con il privato, sì. Ok, perché la contrattazione con il privato? No. Non raggiungono l'accordo economico? Esatto, non c'è un rientro. Alla sala costi fissi. Esatto, proprio per i costi legati alla sala e a quanto possa essere attrattivo, insomma. Di questo tipo per un festival, per un cinema. Ok, avanti il prossimo. Ladies first. Lei ha una mega tabellona, esatto. Ricostruita. Sì, ma poco scritta. noi siamo stati sfortunati, così capisco. Ah. No, che divertimento.
Questo è un gran classico, in realtà. Metà metà, dai. Gli stakeholder, vabbè, innanzitutto chi siamo, esatto. È un laboratorio artistico, di creazione artistica. Ma è scritto lo giusto lì. Arting, sì. Perché diciamo riprende l'idea del Tinkering Studio di San Francisco, dell'Esploratorium. Quindi un laboratorio di idee sull'arte, per l'arte del territorio, quindi richiamare artisti, designer, scultori, pittori, piuttosto che artigiani, quindi lo scarpellino, la pietra leccese o il cartapestaio, e invitarli non a realizzare opere, ma a realizzare quelli che si chiamano exhibit, quindi qualcosa che poi verrà esposto all'interno di un palazzo, che poi vedremo, il comune non è stato tanto gentile nel concederci. Comune di Lecce? Comune di Lecce. Comune di Lecce. Di Andrea. questo palazzo ovviamente deve essere storico, un palazzo da riempire, e da riempire non solo con queste persone, ma da riempire poi con quello che queste persone saranno in grado di produrre, quindi con una collezione creata ad hoc, e questi exhibit devono indurre il visitatore a toccarli, quindi non delle opere artistiche da guardare, ma qualcosa sì da toccare per comprendere tecniche. Festival di Lampedusa. Ci piace. Perché non eri uno dei nostri stakeholder? Vabbè. No, il comune deve dire qualcosa. Volevo fare un appunto, che non solo abbiamo trovato in realtà la sede, ma daremo anche un finanziamento. Adesso che conferenza stampa. Ci sono le elezioni adesso. Sei sotto elezioni. Allora. Appena abbiamo deciso di Lampedusa, che era meglio. Ammorbidito un attimo. Allora, gli stakeholder, ok, erano un negozio non d'arte, un negozio X del centro di Lecce. Negozio X? Di borse abbiamo deciso. Borse. Che non c'entri nulla. Ma vicino. Quasi pronto. Ma nei pressi del palazzo, quindi qualcuno che sia nelle vicinanze. Esattamente. La comunità straniera congolese di Lecce, se esiste. Era quella con lo score più basso, cioè proprio detto. Dal tavolo delle trattative. È il comune di Lecce, è una piccola azienda, in realtà più piccole aziende, perché dovrebbero essere tutti i laboratori artigiani che azienda? Noi vorremmo reclutare per questo pensatorio. Ed è quella che ci dà lo score più alto, perché l'idea è quella che... Ci dà lo score più alto. Perché sono quelli che ci danno le teste, quelli che dovranno occuparsi di fare gli exhibit. Quindi noi ovviamente gli offriamo visibilità. Allora, il piano qual è? Spieghiamo per bene. C'è l'exhibit? Noi reclutiamo X, il cartapestaio, piuttosto che lo scarpellino, che ha la sua bottega, e lo invitiamo all'interno di questo palazzo, insieme con altri artisti, tutti nello stesso posto, per creare questi exhibit, dando libero sfogo alla loro immaginazione. Cioè noi non diciamo ci devi fare questo. Guida al comune per tenere buoni i commercianti, adesso ho capito. Okay. Dobbiamo pagare l'affitto alla negoziante di borse. Nonché gli offriamo anche la possibilità di tenere loro come docenti dei corsi di formazione per la rivalutazione delle loro professioni che stanno andando perdendosi. Quindi soldi per loro come docenti, visibilità e pubblicità, e ipoteticamente anche dei lavoratori, nel senso che coloro che formano forse, probabilmente, teoricamente, adesso c'è crisi, però vabbè. E il partner ci offre il suo know-how, quindi l'exhibit ovviamente rimane poi all'interno del palazzo. E loro erano felicissimi di farlo. Il negozio è stato un po' più complicato, ma comunque poi alla fine abbiamo trovato un compromesso, cioè parte di questi exhibit potrebbe essere disseminata nei dintorni, non solo nel palazzo, ma nei dintorni, nei vari negozi, in maniera tale che i turisti che entrano per acquistare la borsa dicono: ma cos'è questo? E ci mettono lì le mani,
o viceversa, chi va a visitare il palazzo con gli exhibit all'interno vedrà una mappa dove sono distribuiti anche i vari exhibit, andrà nel negozio e dirà: ma che bella borsa, figa, me la compro. E come lo comunicate tutto questo pacchetto? In realtà nel negozio è il piacere della scoperta, cos'è? ma deve essere così. All'interno invece del museo verrà fornita ai visitatori una mappa con le indicazioni. Sì, una rete tra negozi e museo. Ma come fate venire la gente a vedere questo exhibit? Attraverso i normali canali di comunicazione piuttosto che media, social network, calcio d'angolo, le stesse cose. Lei si è sciolta ad un tratto e lei era la piccola azienda. No, lei era la piccola azienda ed è ben intenzionata a farsi pubblicità. Ok. Il comune è stato difficile convincerlo, alla fine pare che si sia convinto. Per sfinimento. Sì, perché in realtà noi al comune forniamo questi corsi di formazione per i disoccupati, quindi categorie svantaggiate, nonché una ridestinazione d'uso di un palazzo altrimenti chiuso, quindi non utilizzato, un palazzo storico non utilizzato. Una duplice riqualificazione sociale, si è creduto nell'idea. Perché te la giochi con due assessorati diversi. Poi in collaborazione con l'altro comune Lampedusa. La comunità straniera non l'abbiamo convinta. Non l'avete convinta. In realtà l'idea era quella di convincerla a condividere le loro forme d'arte, quindi a entrare a far parte di questo pensatoio, ma in realtà lei ci dice che il comune non fa abbastanza per l'integrazione della comunità, tipo corsi di italiano e cose varie. Noi, anche se conosciamo il comune, comunque non l'abbiamo convinta perché ritiene più utili altre forme di integrazione. Sì. Ma i clandestini conoscono il dialetto, quindi sono molto più integrati. Infatti noi speriamo nel tempo di riuscire a convincerla, ma momentaneamente è una forma che... La prossima edizione. Sì, nel corso degli anni. Ok. Avete delle domande su questa cosa qui? Hanno tutti lo spritz in mente, difficilissimo. Avanti. Ultimo. Il progetto è... Questo è stato un gruppo di dura lotta. Sì, qui cioè, è andato... Si guardavano in cagnesco. Sì, eh. Sì. È stata durissima. Allora, Zero Web Radio, una radio che trasmette anche in podcast e streaming, giusto? Collegata in partnership con un collaboratorio musicali che è un sistema di sale, di registrazione, un luogo per concerti, quindi relativo quella al mondo di prima. Della musica. Sì. Come stavano? Allora, gli stakeholders erano un pub, un ospedale pubblico, un'agenzia turistica di Lecce e un teatro sempre all'interno del comune di Lecce. Quindi nel caso del pub la lotta è stata abbastanza, è durata poco, dai, non è stata proprio durissima. Il sistema musicale, sì, musicale radio. Quindi praticamente l'organizzazione offre la trasmissione con animazione dal pub in streaming e viceversa il pub praticamente risponde con la classica risposta che si dà a un gruppo musicale, quindi la cena offerta e in più un sistema di pagamento. Però al pub conviene perché in aggiunta al concerto ha la pubblicità che viene della trasmissione in streaming del programma, quindi riceve in realtà una pubblicità superiore a quella che riceverebbe con un concerto normale. Nello stesso modo la radio entra, quindi esce dal lavoro dei musicali e entra e riesce a entrare all'interno della vita quotidiana, all'interno dei pub, però ovviamente questo contratto deve avere delle regole molto precise perché il pub ha per circa, poi la durata verrà definita, però quel giorno della settimana e quell'ora è dedicata a quel pub, quindi c'è un contratto molto, molto di esclusività. Anche perché bisogna creare diciamo una quotidianità nell'evento, altrimenti si perde tutto il vantaggio. Sì, reiterato che c'è il mercoledì. Esatto. Di la pinta. Chi è il pub? Chi è il pub? Il pub l'abbiamo perso, già se ne andata. Ah, no, è di là. È là. Il pub. C'è l'happy hour. L'happy hour. Sì, infatti si fa nel weekend. Ah, nel weekend.
si fa nel weekend. Essendo il primo e fidandosi a questa esclusiva del weekend. In più, diciamo, la tariffa, il cachet, no? È di 50 euro, quindi è proprio minimo, giusto? Con le consumazioni. Consumazioni praticamente no limits, quindi infatti a Bab conveniva magari un discorso differente. Sì. Le consumazioni no limits solo per il DJ, per l'esperienza. Cioè, Bab non si rende conto di quanto può bere un DJ, quindi magari col tempo poi capirà. Il secondo è l'ospedale, con l'ospedale è stata durissima, sono io l'ospedale. Pubblico, perché magari un ospedale privato già il discorso poteva essere differente. L'ospedale pubblico alla fine comunque abbiamo raggiunto un accordo che soddisfa ampiamente entrambe le parti. Nel caso della radio viene offerto un sistema di educazione musicale in streaming, quindi un programma musicale ai bambini all'interno dell'ospedale o a chiunque voglia partecipare, quindi in un'ora sempre definita della settimana, poi si vedrà se più giornate o meno giornate, però questo verrà concordato. L'ospedale invece ricambierà con una consulenza medica in un programma radiofonico, cioè verrà creato un programma ad hoc tipo Medicina 33, però visto che la radio è molto seguita dai giovani, magari con sensibilizzazione sull'educazione sessuale, però in maniera molto ironica e in maniera molto divertente, quindi un programma, una specie di love line, un dottore molto simpatico, okay. Quindi questo è, diciamo, è stato l'accordo. Deve parlare, quindi si capisce. Sì. In quel caso il dottore ovviamente avrà un vantaggio perché sarà conosciuto, quindi il ritorno d'immagine, visto che la maggior parte dei dottori lavora anche privatamente, quindi ci sarà un ritorno. Quindi è più un accordo con un dottore alla fine che non... Con più di un dottore, sì. Più di un dottore. Okay. Poi adesso devo sentire un attimo quale è più disponibile, poi vediamo. Poi l'agenzia turistica, anche in questo caso è stato molto interessante. Molto interessante. L'accordo è stato abbastanza veloce in questo senso. Abbiamo sempre la realizzazione di un programma radiofonico, quindi il vantaggio per l'emittente radiofonica è che si è fatta il palinsesto praticamente, ha riempito la giornata. Un programma che verrà chiamato Travel o qualcosa del genere. Quindi in realtà volevamo passare da Torno Subito per vedere com'era il logo. Torno Subito. È diventato... Quasi pronto. Rimani impresso, no? Quindi il programma Travel consiste in un diciamo, le persone che andranno dall'agenzia turistica a comprare il pacchetto hanno la possibilità di trasmettere la loro vicenda in streaming, nel senso non una specie di reality, oppure di fare delle call in cui descrivono la loro vacanza, la loro esperienza, quindi vanno a fare pubblicità all'agenzia e in più arricchiscono appunto i programmi radiofonici di questo tipo di interscambio. Diciamo un po' è stato già effettuato con ottimi risultati, Virgin Radio l'ha fatto con, non ricordo come si chiama, quel ragazzo che ha scalato l'Everest di Himalaya in bici o qualcosa del genere. Quindi è già un sistema rodato, non ricordo bene, però comunque è stato, funziona. E ovviamente l'agenzia turistica che riceve un'enorme... Contro il parcheggio non si può nulla. Un'enorme pubblicità, perché l'agenzia sarà presente in radio e quindi un rappresentante dell'agenzia parlerà all'interno della trasmissione, in cambio daranno dei pacchetti speciali con offerte speciali. Questo è interessante anche perché non è che l'agenzia ha comprato della pubblicità, no. Facendosi parte del contenuto è anche più spontaneo, esatto. Il modo in cui si comunica e quindi può avere un po' più di effetto. E quando loro organizzeranno dei concerti o eventi speciali, i membri, diciamo, dello staff o comunque della radio, di musicisti e personalità importanti, avranno degli sconti speciali per quanto riguarda i pacchetti poi di villeggiatura, definiamoli così. L'ultimo è il teatro. Nel teatro è stato veramente semplice, perché comunque avevamo una... la committenza era molto sensibile, aveva una voglia di allargare gli orizzonti del teatro senza interessarsi poi alla fine alla qualità del risultato. Quindi verrà creato un programma in streaming in cui la musica si unirà alla trasmissione proprio teatrale live e ci sarà un contest durante quella trasmissione in cui chi indovina, cioè entro la fine del programma, quale spettacolo sta andando in onda, quindi mettendo il titolo, quale compagnia teatrale lo sta realizzando all'interno del teatro, però avrà il biglietto gratuito per il concerto successivo, per lo spettacolo successivo. Quindi, come? Però che qualche assistente la trattazione può mandare un messaggio, comunque che sta a casa.
Beh, l'obiettivo infatti non è che cioè, devono è quello di creare movimento attorno al teatro e attorno agli spettacoli, poi che uno trovi i suoi modi o di barare e vincere non è un problema, perché tanto comunque si sta creando del movimento, delle persone stanno discutendo dell'evento, quindi l'obiettivo non è quello, è creare movimento attorno allo spettacolo teatrale e attorno alla radio, perché poi magari le persone si sintonizzano sulla radio in quel momento perché sanno che possono vincere un biglietto gratuito per lo spettacolo successivo al teatro. Quindi l'obiettivo è quello di creare un po' di movimento e di e diciamo aumentare il livello di conoscenza degli spettacoli. Quindi lo spettacolo per quelli che ci vanno, cioè è segreto, cioè è una sorpresa. Potrebbe essere questa una soluzione. Ma chi è pubblicità, poi più o meno si sa che si può spettacolo. Sì, poi ovviamente c'è anche un limite di entrate. Possono anche cambiarlo in qualche maniera, nel senso sì, poi questo indovinate quale i sistemi di copertura poi vanno ad essere, possono essere identificati, insomma. Sì, no, infatti, però questo è il concetto di fare un contest legato agli spettacoli e in modo da doversi con lo spettacolo che va in streaming, con lo spettacolo che va in spettacolo a spezzoni in base remixato da un DJ guest, non so cosa. Eccetera. Questa comunque è l'idea, di portare a video lo spettacolo. La radio ovviamente ha una pubblicità enorme da questo, perché è qualcosa di veramente nuovo, non è mai uno spettacolo teatrale in streaming su una radio, non l'abbiamo mai visto. Particolare, sì. E il teatro ovviamente ha questo vantaggio che può andare online praticamente, okay. Riceve una pubblicità da quelli che vanno a vedere il programma. Diciamo che forse questa ultima è la più difficoltosa. È molto più, non è neanche un concept, è un'idea. Esatto. La difficoltà più grossa che avete avuto? Qual è la difficoltà più, per chi secondo voi è stata quella più... Forse ospedale. Più che altro perché appunto associare un ospedale a una radio è un servizio abbastanza nuovo. Però secondo me abbiamo raggiunto una soluzione ottimale. Va bene. D'accordo. Allora, direi che 18 e 28, considerando insomma che avete lavorato un bel po', vi abbiamo stressato in tutte le maniere possibili e immaginabili, giri di idee, mettersi alla prova, siete stati bravissimi, comunque complimenti veramente, perché tutti questi esercizietti qui alla fine richiedono, senza conoscersi tra di voi, senza conoscere le realtà, richiedono una capacità di analisi e di risposta abbastanza veloce, quindi ci vuole anche una discreta flessibilità mentale, che è comunque quello che viene richiesto agli operatori culturali oggi, quindi benissimo. E, dunque, io direi che se non avete delle domande particolari, sì, tu sei proprio gli occhiali a forma di spritz. Sbaglio. Adesso vai in radio, esatto, e fa quel format con i dottori. C'è il primo spettacolo teatrale trasmesso. Ok, d'accordo. Lei ha già comprato il teatro. E quindi niente, io direi vi lasciamo in pace e ci vediamo domani mattina. Chi di voi ci sarà anche domani mattina? Vabbè, tutti, cioè, sono dei resistenti. Sono la resistenza, veramente. Allora, grazie di tutto. Noi mettiamo un po' a posto. Siamo qui se avete qualche domanda. Se no, ci vediamo domani mattina. Esatto. Buona serata. Ciao.